Va bene, buonasera a tutti, mi presento, io sono Ennio Ceccanti del Meetup 192 di Taranto. Allora, iniziamo subito ringraziando principalmente il proprietario del ristorante Il Gambero che ci ospita in questa splendida location e tutti diciamo i nostri ospiti. Vorrei presentarvi il deputato Cosimo Petraroli del Movimento 5 Stelle. E poi ringrazio tutte le associazioni e i liberi cittadini che insomma sono intervenuti e interverranno dopo. Allora, qual è l'argomento? Noi del Meetup 192 abbiamo voluto fortemente questo incontro per dare la possibilità a tutte le associazioni e i liberi cittadini di trasformare le 1000 parole dette in idee proposte per la nostra città. Sentiremo quindi dei progetti validi e lungimiranti che hanno come scopo praticamente prospettare un futuro diverso per la nostra storica realtà e quindi senza togliere ulteriore tempo agli interventi che ci saranno voglio subito iniziare passando la parola all'ingegnere Bartolomeo Lucarelli che ci farà una presentazione, una piccola descrizione su Taranto e sul documento del Rinascita Terra Ionica. Grazie, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto anch'io ringrazio tutti per essere intervenuti, anche il mio intervento sarà molto breve proprio perché l'obiettivo di oggi è ascoltare le associazioni. Tanto tempo fa i Meetup Ionici si sono riuniti e hanno creato un documento unico, un documento che abbiamo battezzato Rinascita Terra Ionica, contenente alcune linee guida, diciamo, alcune idee progettuali per cominciare a pensare a una Taranto e una provincia diversa. Proprio perché il modello industriale attuale è fallito ed è sotto gli occhi di tutti. Ed è importante cominciare ad attuare un meccanismo di riconversione della nostra città e di tutta la provincia e noi abbiamo pensato di farlo partendo da quello che abbiamo definito la democrazia dal basso, cioè ascoltando la cittadinanza. Siccome questo non lo fa più nessuno, ascoltare la cittadinanza, ascoltare le associazioni, l'obiettivo di oggi, la giornata di oggi serve proprio a questo, ad ascoltare la cittadinanza perché le associazioni sono le uniche che hanno interessi solamente verso la città. Non devono rispondere a privati o a lobby, ma hanno l'obiettivo di riqualificare e ridare vita a una giusta e sana riconversione culturale e commerciale della nostra città. Grazie, ho finito. Do la parola a Ennio Ceccanti per continuare l'evento. Grazie. Grazie. Allora, ricordando quindi l'ordine del giorno che è la riconversione urbana industriale, le infrastrutture per il rilancio delle imprese e un brand per il turismo, procediamo da scaletta e lascio la parola al signor Saverio De Florio dell'Associazione Produrre Salute. Perfetto, posso muovere di qui allora. Buonasera a tutti. Un attimo che... Grazie, io introduco brevemente gli argomenti principe di questa sera che sono tre, il brand, una identità per Taranto, una identità che ancora manca e che thank you.
bilancio del Mediterraneo, dove questa era la sua vera balanza, questa è stata una balanza che è stata soppressa per interessi che sono per la ragion di Stato, perché c'è sempre stata nella nostra nazione la politica dello sfruttamento dei territori più deboli, politicamente più deboli, e non è una storia solo di Taranto, in generale è una storia del sud questa, ma ciò non toglie che una politica, una classe dirigente che da decenni hanno scelto volutamente di privilegiare alcuni e di danneggiare altri territori. Bene, questo è il nodo della questione che discuteremo stasera ed è il vero motivo per cui poi a macchia di leopardo tanti territori, tante città, tanti comuni eccellenti dell'Italia cominciano a patire una lunga, inesorabile decadenza economica e soprattutto poi in un periodo in cui l'economia gira male in tutto il mondo, non solo in Italia. Si comprende bene che quando tutte le negatività si sovrappongono, allora non ci sono molte vie di scampo, a meno che la politica non riprenda il suo ruolo, quello di servizio e quello di garante delle qualità e delle possibilità per tutti. Ecco, quella politica che noi aspettiamo e che man mano sosteniamo dal basso, come nella nostra tradizione, nella nostra cultura. Ebbene, se noi non risolviamo questi nodi, non riusciremo a risollevare le comunità locali e i comuni. Taranto è un grande comune di 200.000 abitanti, eppure è soggetto allo sfruttamento tanto delle risorse naturali quanto delle risorse urbane. Anche questo, vedrete fra breve, è un punto altrettanto spinoso, perché nel momento storico che ci accingiamo a vivere tutti quanti, che è quello della trasformazione delle attività economiche nelle città, nelle smart cities. Ebbene, le città oggi sono le fabbriche del terzo millennio. Non sono fabbriche di prodotti, non sono industrie di prodotti, sono industrie delle relazioni umane. E intorno alle relazioni umane, molti dei nostri parlamentari che siedono purtroppo in questo momento in Parlamento, qualcuno, tanto per citare un nome, l'ex ministro Tremonti, osano dire che l'industria è sempre la via maestra e unica, e con la cultura non si mangia. Hanno sempre detto questo, che la cultura non si mangia. Poi abbiamo avuto un richiamo dalla comunità europea e anche da grandi intellettuali italiani che hanno detto: guardate che il ciclo e il flusso economico della cultura, del turismo, dello sport, dell'arte, voi non ve ne siete accorti, ma è un ciclo economico che ha dei volumi superiori a quelli della grande industria pesante e inquinante. Non ve ne siete accorti, voi dormivate, siete nati su quella ricchezza, ci avete dormito sopra, l'avete devastata, l'avete depauperata, non siete stati in grado di valorizzarla e adesso piangete. Un esempio per tutti, abbiamo Pompei in Italia. Ebbene, uno dei business più clamorosi in Europa sul parco archeologico di Pompei è stato fatto dagli anglosassoni. Sono loro che hanno girato il film su Pompei, un successo mondiale neanche inaspettato, fatto con i crismi della valorizzazione culturale. Ebbene, voglio ricordare a tutti che l'industria cinematografica è la seconda industria del mondo dopo quella petrolifera e va di pari passo insieme all'entertainment con l'industria farmaceutica. Quindi stiamo parlando dei soggetti primari economici mondiali. E adesso una nuova scommessa, e anche qui la debolezza, l'incapacità di certa parte dirigente fa sì che Taranto si ritrovi sempre fanalino di coda. Questa è la famosa rete TEN-T, la TEN-T, ed è praticamente l'integrazione delle comunicazioni e delle unioni, dei corridoi transeuropei, paneuropei, per lo sviluppo. Sviluppo passa, come dice la comunità europea, come dicono tutti gli analisti economici sulla faccia della terra, passa dai trasporti e dalla viabilità, perché lo sviluppo è funzionalmente direttamente connesso alla velocità delle
congiunzioni delle relazioni. E quindi la rete infrastrutturale TEN-T è una prima risposta a livello di infrastrutture pubbliche per rendere l'Europa unita. Non è ancora unita, non abbiamo l'Europa politica, abbiamo un'Europa delle banche, un'Europa economica. Però, a parte questo, problema grande da risolvere, anche grazie ai nuovi parlamentari appena arrivati a Bruxelles, però a parte questo, noi dovremmo essere ben integrati in questa realtà e qui poi vedremo, insomma, che c'è qualcosa che non funziona, perché Taranto, che è un ponte sul Mediterraneo, dovrebbe avere delle connessioni che portano a Suez e portano agli altri porti, e invece è in un anello piccolino e marginale. E il motivo è perché nella città di Bari sono stati bravi gli amministratori, si sono collegati alla rete tirrenica che va nel nord Europa, quindi hanno chiesto i finanziamenti all'Europa, hanno infrastrutturato la loro città in maniera tale da essere competitivi, hanno realizzato a Bari l'interporto che noi non abbiamo, perché noi abbiamo il District Park. L'interporto è quello che muove, non solo muove le merci, ma le trasporta, le trasferisce e le movimenta in una maniera intelligente e molto scientifica. L'interporto ha tutta una serie di servizi che rappresentano come voce economica 4 volte ciò che viene prodotto da un porto per transshipment, che è quello tarantino. Il porto tarantino transshipment ha un problema grosso, un problema rischioso, che è quello di essere soggetto alle multinazionali che ci lavorano dentro. Questa è la grande differenza fra un gateway come quello di Bari o delle altre città italiane e il porto con vocazione unica, ancora una volta un porto con vocazione unica che è stato imposto a noi, il porto di transshipment, una quota del mercato. Ma il vero mercato non è il transshipment, il vero mercato è quello del porto cosiddetto RoRo, ed è quello del trasporto misto delle merci dal mare alla terra, perché le merci, come sappiamo tutti, si consumano a terra, le città sono a terra, non sono in mare, e quindi quella è una grande fetta del mercato che noi non abbiamo al momento. Siamo in una condizione di grave rischio perché, per quello che è successo in Grecia e conosciamo tutti, è successo che un'Unione Europea falsa e truffaldina è riuscita a gettare all'aria una nazione intera e a sopprimere la sovranità di una intera nazione, la culla della cultura e della civiltà europea. Ha fatto questo l'Unione Europea, perché ha permesso alla signora Angela Merkel di farlo. Quando la Grecia ha perso la sua sovranità, che cosa è successo? Che le multinazionali hanno acquistato il porto del Pireo e sono riuscite ad evitare di pagare le loro royalties ai cittadini, ai residenti, allo Stato greco. E pertanto adesso noi abbiamo, pensate un po' in che condizione siamo noi tarantini, che abbiamo una concorrenza sleale, inattesa, che non era possibile programmare prima, che si genera al Pireo, perché praticamente il porto è diventato di proprietà delle companies e delle multinazionali. E quindi pensate che cosa può succedere se quelli veramente poi spostano TCT, Evergreen, dovessero spostare tutto il loro mercato di containers in un altro porto vicino, abbastanza vicino a noi. Pensate cosa succederebbe al lavoro dei tarantini, all'alternativa dei tarantini e ai miliardi pubblici spesi per niente, per un porto che purtroppo non può svolgere più la sua funzione. E allora questa battaglia per le giuste infrastrutture, molti di noi l'hanno vissuta, io ve la voglio ricordare brevemente, questa è stata una tappa molto importante del risveglio dei nostri concittadini tarantini. Perché quando poi abbiamo posto il problema che le infrastrutture devono servire a tutti e non poche aziende, bene, in quel momento la città, non certo grazie a noi, però forse aveva un po' sottovalutato il problema, però grazie alle associazioni la città ha iniziato finalmente a interrogarsi sulla bontà di ribadire, di rivendicare le infrastrutture per l'uso pubblico. La mobilità è un diritto garantito dall'Unione Europea.
A noi viene negata la mobilità, come vi farà vedere fra poco Marco De Bartolomeo, la mobilità aerea è quella che movimenta il 79% dei turisti in tutto il mondo. Non avere un aeroporto collegato agli hub nazionali Roma e Milano, che costituiscono il ponte naturale di una nazione verso il continente e tutti gli altri continenti, ebbene, non avere un aeroporto che è stato costruito per il volo passeggeri, perché gli aeroporti sono stati costruiti per far viaggiare le persone, non le merci, perché il discorso delle merci sull'aereo è un discorso molto settoriale, molto particolare, perché in generale sugli aerei devono viaggiare le merci leggere e deperibili, cioè gli alimenti, le mozzarelle, le cozze, quelli che deperiscono subito, devono arrivare subito a destinazione, ma per il resto, se le merci possono, gli alimenti possono stare qualche giorno in navigazione, eccetera, chiaramente gli alimenti viaggiano con le navi. Ebbene, questo dell'aeroporto è stata una tappa, poi adesso avete sentito, ci è arrivata anche la tegola sulla testa del Tempa Rossa, dell'ENI che vuole prendere il molo definitivamente per far attraccare petroliere. E noi ribadiamo con forza il concetto: i soldi pubblici servono per servizi pubblici, per infrastrutture pubbliche che servono a tutti. Un porto come quello di Taranto no, non può essere concesso in alcun modo a 2-3 aziende, perché questo rappresenta una svendita, come dicevo prima, della risorsa territoriale primaria. E adesso, giusto per farvi sorridere un pochettino, fuori dalla nostra provincia invece quel percorso virtuoso della cooperazione europea che ha visto l'utilizzo corretto dei fondi per la riconversione, bene, è stato utilizzato correttamente. Vi faccio solo un esempio: Taranto, Taras, capitale della Magna Grecia, in questi anni è stata l'unica città, l'unica provincia della Puglia a non usufruire dei fondi europei per la cooperazione Italia-Grecia. Taras, la capitale della Magna Grecia, non ha avuto nessun programma di cooperazione, non ha potuto usufruire delle possibilità e dei fondi cospicui garantiti dalla Comunità Europea per questi che sono programmi green, sono programmi verdi, cioè sono programmi, come vi dicevo prima, che alimentano e sostengono le relazioni umane, gli interscambi e il relativo mercato economico virtuoso che si genera su questo. E adesso c'è la questione globale dell'urbanistica, dell'accenno, perché per la riconversione di Taranto in realtà servirebbe una relazione di molte ore. Io vi voglio solo accennare il problema, perché ci sono delle scadenze, delle urgenze veramente immediate, ed è bene che tutti i nostri concittadini sanno in che situazione stiamo e in che cosa sta succedendo. Ebbene, nelle altre città, a Bari in particolare, che cosa succede? Che c'è il raddoppio, il reinvestimento, cioè si punta sull'ampliamento sia della dimensione che delle funzioni, chiaramente delle infrastrutture pubbliche. E quindi a Bari, noi abbiamo scoperto che la città di Bari ha usufruito di un finanziamento di 1 miliardo e 200 milioni di euro solo per l'ampliamento del porto e il collegamento alla piazza, al corridoio infrastrutturale intermodale della stazione ferroviaria e dell'aeroporto. Quando poi siamo andati a vedere la sintesi e la sommatoria dei fondi per la riconversione che quella classe dirigente a 90 km di distanza da noi ha saputo cogliere e pianificare, bene, abbiamo scoperto che la città di Bari ha voluto per sé, giustamente i cittadini di Bari, la cifra, ed è riuscita ad averla sinora, la cifra di 3 miliardi e 200 milioni di euro regionali, nazionali ed europei per la riconversione e la rigenerazione urbana. Abbiamo scoperto che c'è un altro 1,2 miliardi in sospeso che riguarda l'interramento di tutta la ferrovia per costruire sopra, al posto dei binari della ferrovia, un Central Park italiano pari per valenza, non per dimensioni, ma per valenza e per funzioni, pari a quello di New York. Quindi a poca distanza di noi, a pochi chilometri da noi, si programma nella giusta ottica, nella giusta dimensione. Ebbene, se noi dovessimo fare i conti, per tutti i soldi che la classe dirigente
locale ha immaginato di prendere per la propria città, per la propria cittadinanza, ebbene, cari concittadini, qui casca l'asino, dovremmo dire, qui arriva il bubone, il nodo amaro da digerire e da accettare. Bari potrebbe arrivare a spendere, ad ottenere, a spendere 4 miliardi e 400 milioni di euro per la propria riconversione. E Taranto? Taranto ha avuto 200 milioni e 58 milioni per i tamburi, per la riconversione dei tamburi. Allora, di che cosa stiamo parlando, cari concittadini? Cioè, quando ascoltate alcuni rappresentanti di alcuni partiti particolarmente negativi per la storia della nostra città dire ma a Leni ci sono 1000 famiglie, no? A Leni giustamente ci sono 1000 famiglie, 1200 famiglie, 200 famiglie con l'indotto, 1200 lavoratori, unità, va bene? A Leni ci sono questi lavoratori, voi volete danneggiare un'attività di raffinazione di 1200 famiglie? Allora noi una risposta ce l'abbiamo. Se noi avessimo la disponibilità e la politica che in altre città italiane, in altri comuni, fa sì che la popolazione, che la comunità locale venga protetta da quella politica, noi potremmo dare il posto di lavoro a 50.000 persone, non a 1200 persone. Questa è la verità. Il ricatto occupazionale è la caratteristica di una classe dirigente di alcuni partiti che utilizzano ad arte questi argomenti da sempre, approfittando dell'esasperazione e della debolezza della nostra cittadinanza. Per cui il punto su cui io veramente faccio appello a tutti quanti noi è che noi dobbiamo arrivare alla cittadinanza, perché in questi anni noi ci siamo opposti ad una classe politica indegna, ma non siamo arrivati come dovevamo alla cittadinanza, perché quella cittadinanza ha continuato a vendersi per 50 euro, 100 euro, per i buoni benzina, e non dico in quale quartiere, per le buste dell'acqua minerale. Così i nostri concittadini si sono venduti. E in queste condizioni noi, ditemi voi, noi come mai, in quale condizione, in quale modo avremmo potuto aspirare, pretendere e far arrivare a Taranto 3 miliardi e 200 milioni di euro o 4 miliardi e 400 milioni di euro. Ditemelo voi, se siamo così deboli, come avremmo mai potuto? Allora, l'altra servitù, chiaramente, le aree demaniali della Marina Militare. Noi siamo orgogliosi e fieri di avere una tradizione marinara a Taranto e di essere un baluardo della difesa nazionale. Molti tarantini, non tutti, comunque molti tarantini si ritengono orgogliosi. Quando la Marina Militare ha costruito a Chiapparo la nuova base, aveva detto che ci restituiva l'area, questa, vabbè c'è l'arsenale che sta lavorando al minimo, però avevano detto che ci restituivano quell'area. Cosa hanno fatto poi? Lo Stato, perché la Marina è lo Stato, per le aree più nobili hanno programmato, hanno costituito una società ad hoc per vendere le aree nobili ai privati, che avevano già il loro progettino di speculazione edilizia residenziale. Volevano costruire sul Mar Piccolo, nelle aree qui, volevano costruire la loro bella fila di palazzi, malgrado Taranto abbia dai 5 a 10 mila vani sfitti, liberi, non si vende più niente, il mercato è crollato, e questi continuano a costruire palazzi e residenze di questo genere. E noi, come sapete, siamo in un imbuto, noi avremmo bisogno di liberare questo corridoio, perché questo corridoio è strategico per la vita della città, per la competizione della città con le altre città. E vi faccio vedere fra un poco una fotografia e vi dico il motivo. Quindi fra l'area di intersezione di tutte le vie di comunicazione, mare, ferrovia, autostrada, terra, con il sud dell'Italia, con la Campania, con la Basilicata, col Salento, con il Salento, questo è l'asse che va verso il Salento, quello che l'architetto, dove l'architetto Boschetti chiama il noci frangibulum, uno schiaccianoci strategico per il mercato, il business e l'economia della città. Allora, qui quattro aziende hanno sequestrato la nostra area strategica delle comunicazioni e del porto. Qui non ci lasciano le aree che ci servirebbero per fare l'economia nuova, che è quella dei grandi eventi, è quella delle filiere, è quella dei distretti dello spettacolo, dello sport, della cultura, i distretti per gli artigiani e i commercianti,
E anche qui c'è una storia atavica che risale a decenni fa. Ciò che i nostri commercianti artigiani a Taranto hanno sempre chiesto alla Regione Puglia e non ottenuto mai per conflitto di interessi, perché dobbiamo dare il nome al cancro. Il cancro è uno e si chiama conflitto di interessi. Hanno chiesto da decenni delle aree dei distretti Expo per mostrare le proprie produzioni e valorizzare ai turisti, agli imprenditori, a chiunque si trovasse a Taranto, dei distretti per contrastare le multinazionali esterne che hanno la disponibilità economica per comprare lotti enormi di terreno e costruire delle cittadelle del commercio, dove dentro i tarantini che cosa fanno? I commessi e i magazzinieri. Comprendete? È un fatto anche di dignità nostra, di orgoglio delle nostre parti sociali, delle nostre parti produttive. Una città non può abbassarsi nell'ambito commerciale. I nostri concittadini non possono abbassarsi a fare i commessi senza nulla togliere alla nobiltà. Ma voglio dire che tutta una classe, tutta una filiera commerciale non può essere soggetta ad una categoria esterna, dirigenziale, esterna ai tarantini. Non possiamo avere solo commessi e magazzinieri nel commercio, perché altrimenti il commercio tarantino non decollerà mai. Che interesse hanno quei gruppi a promuovere i nostri prodotti? Non hanno nessun interesse, chiaramente. Hanno interesse a portare i loro. E allora, la battaglia di questi giorni che avete sentito, la battaglia per riprenderci quel porto, perché questo è un porto molto... Questa rada che abbiamo è una rada troppo piccolina per queste barche, altrove, a Salerno, altrove, in quelle aree... Stanno cercando di quadruplicare, quintuplicare la presenza delle barche a vela, degli yacht, perché è un mercato tutto sommato pulito e sostenibile. Certo, non ci sono attività di impresa industriali che non hanno impatto sul territorio, non ce le abbiamo, però vogliamo considerare che c'è industria e industria. Vogliamo considerare che ci sono attività economiche ed industrie che non fanno ammalare, non fanno morire nessuno, e non provocano stragi, e ci sono invece attività di impresa industriali che tutto sommato fanno un danno al territorio, ma è ricucibile quel danno, è sanabile, in un certo tempo è sanabile, non è una ferita aperta che non può più rimarginare, come quella dell'inquinamento da polveri che filtrano e da diossina, eccetera, che filtrano nelle falde. E questo è il sogno nostro, adesso poi tra poco ve ne parlerà Marco, è il sogno di avere delle attività pulite, turistiche, grandi attività, prestigiose attività legate al mare, alla marineria tarantina, che è quello che poi fa la città di Trieste, la Barcolada. Avete sentito, è partita se non sbaglio recentemente, la Brindisi Corfù, no? Sono attività sane. E sono un flusso. Il flusso, la parola magica, è flusso. Il flusso è lo spostamento di energie e di attività, di uomini, mezzi, di risorse che sono esterni al territorio. Perché? Perché nel nostro territorio l'economia interna è chiusa, è fallita. Non gira moneta fra di noi. L'unica via di salvezza è acquisire, intercettare flussi di denaro dalle nazioni che sono, beate loro, sono in una situazione migliore rispetto alla nostra e che rappresentano realmente il portafoglio disponibile per gli investimenti e per il sostegno al ciclo produttivo ed economico. Quindi il flusso, lo vedremo fra breve, insomma, il flusso è la chiave della rinascita, della rigenerazione. Certo, noi dobbiamo prima rigenerare noi stessi, perché dobbiamo creare le condizioni per intercettare il flusso, Quando saremo riusciti con una classe politica consapevole e degna a creare le condizioni per essere attrattivi, quando saremo competitivi, attrattivi, quando avremo una bellezza, quando ritorneremo alla grande bellezza di Taras, quando avremo l'orgoglio e dignità di tornare alla grande bellezza di Taras, a quella che è la nostra risorsa primaria, quella culturale e territoriale, bene, io penso che noi potremo essere veramente competitivi al pari di tutte le altre città italiane. Noi siamo sicuri di questo.
Questa risorsa, questo ve lo voglio far vedere, allora, in tutti i posti del mondo, il fronte mare sono le aree più nobili perché sono l'incontro, l'intersezione fra la terra, fra il mare e la terra. Sono le aree più preziose per la promozione e l'economia dei territori. Si chiama fronte mare. Se andiamo, se voi vedete in internet e vi divertite e fate una carrellata su tutte le città del mondo, tutte, prendetele tutte, quelle che volete, in qualsiasi continente, e vedete che cosa gli uomini, che cosa le persone che hanno un cervello, che hanno una sensibilità e una coscienza, investono per decementificare il fronte mare, eh? Se voi vedete cosa fanno per valorizzare le risorse sulle coste, nell'incrocio fra il mare e la terra, vi rendete conto che ricchezza sono queste fasce, queste lingue strette di terreno, che non vanno trattate così. Questa è l'area, una delle aree più nobili di Taranto. Qui avveniva il culto di Taras. Qui gli Spartani giunti, i Parteni giunti da Sparta, qui sono stati ritrovati degli importanti manufatti archeologici, perché qui praticamente Taras chiaramente è un personaggio mitologico, non è un personaggio reale, Falanto è un personaggio reale. Ebbene, questo è un depuratore fognario, questo oggi a Taranto, questa è l'area di Taras, del culto di Taras, questo è un depuratore fognario, vi rendete conto? Non sarebbe successo in altre città del mondo, non dico italiano, non voglio fare il piagnone dell'Italia, ma non si può. Non possiamo noi accettare un depauperamento e un'usurpazione di risorse di questa caratura. Non è possibile. Non voglio entrare adesso, perché ho preso molto tempo, e mi scuso con voi se ho preso tanto tempo, non voglio entrare negli argomenti delle circonvallazioni, eccetera, però una cosa voglio dirvela, che è importante. Noi abbiamo un problema. Quando in una città la cementificazione selvaggia fa sì che Taranto sia 4 volte l'estensione di San Francisco, San Francisco ha il doppio della popolazione di Taranto ed è un quarto. Taranto ha 4 volte l'estensione di San Francisco perché gli speculatori hanno pagato le campagne elettorali, questo è successo, e hanno fatto espandere a dismisura la città, che ora è fuori controllo, perché chiaramente per gestire un territorio così vasto, cementificato così vasto, chi deve pagare le spese della luce, delle fognature, della manutenzione delle strade? Come fa una città come Taranto in periodo di crisi come questo a tenere sulle spalle la manutenzione di una città che è grande 4 volte San Francisco? Comprendete bene che questo modo di fare pianificazione urbana è proprio in antitesi con quello che l'Unione Europea chiama la pianificazione della smart city, la città intelligente per i cittadini. E allora, siccome noi abbiamo bisogno poi di edilizia infrastrutturale, no? Noi abbiamo adesso un grave problema da risolvere, da discutere, perché per fare le circonvallazioni che ci mancano, soprattutto alla Salinella o ai Tamburi a Croce, no? Noi dovremmo gettare dell'altro cemento per le opere che servono a Taranto, e quindi già abbiamo una città estesa a dismisura e poi ci troviamo nelle condizioni di dover chiedere di far gettare nuovo cemento per ampliare un porto, una stazione ferroviaria o delle circonvallazioni. Allora qual è la soluzione? Anche questa poi un'altra volta magari ne discuteremo. La soluzione della compensazione edilizia, perché in tutte le città del mondo in cui si vuole costruire la città a misura dei cittadini, in tutte le città del mondo, se si deve costruire qualcosa di nuovo che serve per i cittadini, che è indispensabile, si demolisce da altre parti e si piantano gli alberi, si piantano le foreste urbane. Questa è la civiltà. Questa è la civiltà che poi è la civiltà della Magna Grecia. Non ho ora i quadri di che cosa erano le città nella Magna Grecia. Non ce li ho purtroppo per motivi di tempo, insomma. Però le città verdi non sono un'invenzione di qualche anno fa della comunità europea. Le nostre città e Taras erano città verdi, lo sono sempre state. Poi da un periodo di civilizzazione sono arrivati i barbari e hanno distrutto quello che era un patrimonio legato e un rispetto per la natura e per le risorse.
Di questo vi ho parlato, la piastra intermodale è un concetto che molti amministratori di maggioranza oggi ignorano, poi ne parleremo un'altra volta. La piastra intermodale è il progetto che Bari sta realizzando a tappe forzate e il futuro candidato alla regione Puglia, Emiliano, così mi dicono, è venuto a Taranto. Quando è venuto a Taranto qualche mese fa, ha osato dire ai tarantini: io per Taranto sogno lo stesso progetto per Bari. Io mi auguro che non divenga lui il governatore, perché se dovesse divenire lui il governatore, noi ci ritroveremo come ci siamo sempre trovati, quando è arrivato Vendola, che voleva difendere la sanità, i servizi ai cittadini, no? E noi eravamo tutti speranzosi, no? Che questi mantenessero la parola e dicessero: io vengo a governare per difendere questi servizi pubblici. E questo è il periodo storico in cui abbiamo avuto la maggiore chiusura degli ospedali e riduzione di posti letto di tutta la storia della Puglia. Questa è la verità. Per cui questo Mar Piccolo è più di un mare per tutti noi. Taranto è la città dei due mari, il Mar Piccolo può ospitare da 5 a 10 mila posti di lavoro, ma non lo sa nessuno, non lo vuole sapere nessuno. Adesso è inquinato dai policlorobifenili della Marina Militare, più che dell'Ilva. La bonifica non parte, io spero che non ci facciano sparire i fondi delle bonifiche. Perché noi qui, io voglio anche ricordarvelo, piccoli esempi, qui si faceva il campionato mondiale di motonautica. Noi adesso l'hanno spostato a Brindisi il campionato mondiale di motonautica, lo vogliamo ricordare il motivo, vero? Perché quando cadevano nell'acqua i piloti dei motoscafi, cadevano nei liquami. E quindi poi loro, i piloti stessi, chiesero alla Federazione Nazionale di Motonautica di sopprimere quella che era una gara sportiva eccellente per noi, il fiore all'occhiello, che era il campionato mondiale di motonautica. È solo un esempio. Adesso qualche parte politica infausta della destra, non ho problemi a dire, ma la destra, Forza Italia, PDL, si sono messi in testa, hanno fatto una specie di accordo con gli industriali e hanno detto: costruiamo il porto turistico nel Mar Piccolo, vogliono far entrare i vorrebbero far entrare i transatlantici nel Mar Piccolo. Ora è vero che Taranto è un porto di mare, però guardate, ci vuole veramente coraggio a parlare di navi passeggeri, ci vuole coraggio, e non, forse non le hanno mai viste in vita loro. Non le hanno mai viste, perché in realtà nel canale navigabile noi tarantini, no? Cosa veramente potremmo veder navigare per la soddisfazione nostra di cittadini anche ecologisti? Ecco, al limite noi ci piacerebbe vedere queste nel canale navigabile. Ma non certo, queste. Queste ci piacerebbe vedere. Anche perché, oltre alle paperelle pneumatiche, guardate che le navi passeggeri, anche quelle piccoline, mica entrano nel canale navigabile. Loro hanno fatto, i signori scienziati, programmatori della moneta pubblica, delle risorse pubbliche, hanno pensato che le navi passeggeri potessero essere paragonate alle navi militari, che sono strette e lunghe perché non devono essere colpite dai missili e devono essere molto veloci. E quindi forse io credo che loro in vita loro non abbiano mai visto navi passeggeri, perché solo chi non ha mai visto, o forse non sono mai usciti di qua, sono riusciti ad arrivare al Parlamento, non hanno mai visto niente fuori di Taranto, sono riusciti. Poi è successo un imprevisto anche a loro, perché fortunatamente gli imprevisti non accadono solo ai cittadini, accadono anche a loro. La Marina Militare a un certo punto, con la sua, sempre il suo fare, no, del mercanteggiare le risorse territoriali, ha detto: no, non ve la diamo la stazione torpediniera, non ve la diamo la stazione torpediniera, ci serve. Quindi molte persone sono rimaste, molti imprenditori, fra virgolette, sono rimasti un po' male, perché si erano fatti il progettino per far entrare i transatlantici nel Mar Piccolo e adesso hanno avuto la brutta notizia un mese fa che lì la Marina non gli dà il porto turistico. Benvenuti a Taranto. Un giorno potremo dirlo tutti insieme, se ci impegniamo potremo dire veramente che cosa vuol dire benvenuti a Taranto. Questo è benvenuti a Taranto.
Questa è la porta di Taranto, questa è la vera porta di Taranto. E questa immetteva sull'isola, cioè l'isola è oggi isola, non era isola, era una penisola, perché il canale navigabile è recente. Di qui si arrivava dalla via Appia, si arrivava, e qui c'è l'asse che immette alla città, una città perla del Mediterraneo, una città che era un sogno, come le altre città che sono in costruzione adesso, che non sono mai, le hanno costruite ora, ma non erano così. E questa è Singapore, questa è la cartolina di Singapore, guardate un po', queste sono le città cartolina che servono ad attrarre i flussi, gli imprenditori, le imprese, le industrie, gli investitori dell'estero, si fa così in tutto il mondo. Ecco, questa è Bari, questa è la cartolina di Bari, è la cartolina di Brindisi, di Ancona, di Genova, di Napoli, queste sono le cartoline delle città italiane. Adesso questa è la cartolina di Taranto, però per fortuna qualcosa ha resistito in tutti questi anni, non sono riusciti a devastarla, ci hanno provato ma non ci sono riusciti, ce l'abbiamo ancora, devono venire qua, abbiamo una tradizione antica noi, una tradizione ricca, abbiamo gli orafi, abbiamo delle associazioni che sanno che cos'è la risorsa mare e vogliono difendere il nostro mare, non per le petroliere. Abbiamo i vinificatori che ricordano da dove veniamo, ricordano le nostre origini, ricordano qual è il nostro oro, lo sanno perché lo ricordano sulle etichette dei nostri vini. E questa voi, non vi dico niente, lascio al relatore successivo quello di raccontarvi la storia di questo, non voglio togliervi niente. E questi sono i parchi che vogliono in tutte le città, cercano gli spazi per fare i parchi, perché queste sono le attività produttive vere, sono queste, le vedete? Viene un sacco di gente, Quando, basta aprirli. Sapete che è successo a Venezia? 2 mesi fa? A Venezia sono arrivati degli imprenditori con i soldi in mano e hanno detto adesso apriamo un nuovo parco. Sapete che hanno detto i veneziani? No, non ve lo facciamo aprire il parco, basta, troppi turisti. Basta, troppi turisti, basta parchi, troppi turisti, hanno detto i veneziani. Voi immaginate se succedesse qualcosa del genere a Taranto, cioè, potremmo mai dire noi, no, basta, troppi turisti, basta. E termino con questa immagine che è molto emblematica. Non si vede, purtroppo non si vede che cosa abbiamo qui, il tesoro, l'isola non si vede, perché i pianificatori, è un eufemismo, i pianificatori, sul fronte mare hanno messo i binari, hanno messo questo, le stazioni e i moli per scaricare il minerale di carbone, hanno fatto questo. E chiaramente la città si intravede ancora, voi provate a immaginare se qui ci fosse una foresta urbana e la gente venisse di qua a vedere Taranto, immaginate. Allora, questa è la nostra Taranto, non si sono dichiarati sconfitti tutti i tarantini, Ci stanno quelli che ci tengono e che hanno un orgoglio e una dignità, sono loro. Sono loro e tanti altri che chiaramente non si riconoscono nel progetto spartano, per carità, rispetto per tutti i progetti culturali. Però loro ci stanno particolarmente simpatici, dovete concederlo. L'arte e la bellezza, scusate. L'arte e la bellezza è un'idea. Noi ricordiamo che l'idea è senza prezzo, vale più del denaro, no? Perché tutti dicono non possiamo risollevarci perché servono molti soldi per risollevarsi. No, non è vero. C'è qualcosa che vale di molto di più del denaro ed è l'idea. E l'idea molto spesso è vincente senza fare richiesta di denaro. È vero.
Guardate, alcuni sono costretti a dipingere le colonne sui muri per valorizzare le proprie città. Alcuni sono costretti a dipingerle, ma noi non abbiamo bisogno di dipingere le cose, no? Perché le nostre sono vere, dovevano solo essere valorizzate. Come in un progetto organico, completo, che speriamo raccolga l'accoglimento, la simpatia, la sensibilità di tutti quanti. Voi, prima di tutti, non è piaggeria la mia, voi prima di tutti, lo dico, non ho problemi a dirlo, perché il Movimento 5 Stelle, fra i pochi, voglio rispettare anche una parte di ecologisti che si batte come il Movimento 5 Stelle, fortunatamente. Bene, sono sicuro che il Movimento 5 Stelle è attento alla politica territoriale e non farà come il PD, Forza Italia, l'UDC, il PD, la SEL. Io non voglio credere che possano succedere prevaricazioni territoriali come quelle che sono accadute nelle mani degli altri amministratori. Non ci posso credere. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Grazie. Grazie Saverio, una grande presentazione. Adesso da Scaletta, per l'Associazione Artisti Uniti per Taranto, Marco De Bartolomeo con il progetto Indietro nel Futuro. Grazie, buonasera. Allora, faccio un piccolo preambolo, ovviamente l'acronimo OUT, eccolo qui, sta appunto per Artisti Uniti per Taranto. Come molti di voi sapranno, Artisti Uniti per Taranto è un ensemble di artisti nato per andare a supporto di tutte quelle associazioni che già da tempo lottano per una Taranto migliore. Ovviamente per farlo si è sfruttato uno strumento principe, cioè l'arte, per cercare di arrivare ai tarantini affinché prendessero coscienza di quanto stesse accadendo. Lo si è fatto prima con una canzone, la canzone Taranto Libera, e poi con un progetto un attimino più ambizioso che si è tenuto nella meravigliosa chiesa dell'università in Via Duomo. Però, come potete ovviamente immaginare, ci si è mossi lungo il binario della sensibilizzazione. Ma in realtà diciamo che è un binario che, per quanto forte possa essere, inevitabilmente ha dei limiti oltre i quali non è possibile andare, proprio perché in questo momento Taranto sembra più essere spaventata dall'ipotesi, meglio, dalla necessità reale di un cambiamento, più che dalla certezza di andare incontro ad un destino assai infausto. E quindi proprio mentre ci si attivava in questa attività di sensibilizzazione, di pari passo si è portato avanti appunto questo studio che ha preso in esame le criticità territoriali e i punti di forza sui quali andare a far perno per sperare di poter ribaltare questa spirale viziosa. E quindi arriviamo a questo progetto Indietro nel Futuro. Adesso capiremo anche il perché del titolo. Come Saverio prima ha mostrato, questa è Taranto, questa è una slide che fa parte appunto di una della campagna pubblicitaria lanciata dalla Regione Puglia l'anno scorso. E quindi questa è Taranto, il mare che non ti aspetti. Questa è Taranto, la natura che non ti aspetti. Questa è Taranto, il gusto che non ti aspetti. Ora, chiunque abbia un po' di confidenza con la comunicazione dovrebbe porsi una domanda: ma perché non me lo devo aspettare? C'è forse qualche arcano pregiudizio nei confronti di Taranto, o evidentemente ci sono una serie di motivazioni che possano in qualche maniera legittimare il turista a prendere le distanze da Taranto? Evidentemente le cose stanno così. Per cui, per onestà intellettuale, probabilmente questo slogan, questo è Taranto, andrebbe implementato con un bel punto interrogativo, ovvero: questa è Taranto, in realtà no, ma potrebbe esserlo, perché allo stato attuale Taranto rimbalza quotidianamente tra quella che è la riva in cui campeggia la malattia e la morte e quella che è la riva in cui campeggia la disperazione legata alla disoccupazione.
I dati relativi allo studio Sentieri, al registro tumori e alle indagini epidemiologiche sono dati da Mattanza vera e propria. Qui avete un piccolo estratto dello studio Sentieri, del precedente studio Sentieri. Più 24% di tumore alla trachea, più 24% al fegato, più 38% di linfomi, più 306% di mesotelioma pleurico, più 71% di decessi per alcune condizioni morbose di origine perinatale, più 35% di decessi per tutte le cause di morte per i bambini sotto un anno di età e più il 25% di demenze. L'ho lasciato per ultimo perché l'inquinamento sembra che influisca non poco su questo argomento. Appena uscito, vedete quindi dal Fatto Quotidiano del 3 luglio, questo estratto dell'Istituto Superiore della Sanità che conferma un più 21% di mortalità infantile rispetto alla media regionale per Taranto. Andiamo avanti. Il controaltare di questa mattanza è un esercito di disoccupati. Fino all'anno scorso avevamo 110.000 disoccupati nell'intera provincia, pari al 44,5%. Allo stato attuale, questo è un estratto di un documento stilato appunto dalla Camera di Commercio, nel primo trimestre del 2014 abbiamo già registrato il più 72,7% dei fallimenti delle imprese del Tarantino. La crisi raggiunge tutti i settori. In valori assoluti, i più colpiti sono il commercio, l'agricoltura, i servizi alle imprese. Questo a testimonianza di quanto assolutamente fallimentare, come diceva appunto Saverio, siano state le scelte legate alla monocultura industriale. Ora, come avrete potuto notare, nell'ultimo anno non c'è stato giorno in cui nei vari tavoli istituzionali, nei vari rotocalchi televisivi, non sia venuta fuori la parola alternativa. Se la giocavano tutti quanti, spesso affiancandola alla parola turismo. Ora, prima di entrare nell'ambito del turismo strettamente legato a Taranto, diamo un'occhiata a quelli che sono stati i dati dell'andamento legato alla Puglia. Innanzitutto, andiamo a fare una differenziazione tra quello che è il turismo incoming per fascia straniera e italiana. Quindi l'86% è rappresentato dagli italiani, il 14% dagli stranieri. Preferenze. Nel 62% dei casi l'italiano opta per le località costiere, mentre lo straniero non disdegna l'entroterra, proprio perché va alla ricerca di ciò che non è e di ciò che non ha. Considerate che l'entroterra ha un'identità molto più forte rispetto a quella cittadina, che cede molto più facilmente alle lusinghe della globalizzazione. Influenza. L'italiano viene influenzato dal consiglio di chi vi è già stato nel 40% dei casi, per esperienza diretta nel 33%, nel 16% dei casi da internet e nel 3,6% dei casi dai social network. Questa è una percentuale in ascesa perché i social network danno la possibilità del confronto al di là della semplice propaganda. Per quanto riguarda lo straniero, vedete che salto subisce internet in particolar modo. Praticamente arriviamo quasi al doppio. Questo a testimonianza di una maggiore consapevolezza e autonomia decisionale da parte dello straniero rispetto all'italiano. Nell'organizzazione, l'italiano contatta direttamente la struttura ricettiva nel 25% dei casi, internet nel 19% dei casi e tramite agenzia viaggi, quindi si affida all'agenzia viaggi nel 55% dei casi. Potete ben comprendere quindi come la stessa agenzia viaggi ancora oggi in Italia conservi un potere notevole di dirottare il turista su quella o su quell'altra destinazione. Situazione ben diversa se esaminiamo lo straniero, dove l'agenzia viaggi cade drasticamente al 19% dei casi e va ulteriormente a rafforzare quel concetto di cui parlavamo prima. Il viaggio. Ecco, questo è un dato assolutamente interessante. L'italiano raggiunge la Puglia nel 60% dei casi in auto, nel 28% dei casi in aereo. Considerate che le percentuali non indicate sono percentuali blande, in camper, in treno e così via. Mentre lo straniero raggiunge la Puglia nel 79% dei casi in aereo. Questo ovviamente ci fa comprendere quel tipo di frizione esercitata disperatamente da Brindisi e Bari affinché l'aeroporto Arlotta, l'unico aeroporto con una pista intercontinentale nel meridione, debba rimanere chiuso, semmai si apre al cargo, ai droni e a tutte le fantasie possibili e immaginabili, ma passeggeri a Grottaglie non ne devono arrivare. Ovviamente quello è un discorso cardine e capirete, man mano andremo avanti nelle relazioni, quanto sia assolutamente fondamentale l'aeroporto per Taranto. Se switchiamo invece sul turismo culturale, quindi lo andremo a segmentare, vediamo come l'italiano scende e lo straniero sale. Ovviamente, insomma, siamo analisti, non dobbiamo giudicare, però è così. La cultura interessa più allo straniero che all'italiano.
Vediamo l'influenza. Vedete come la percentuale di internet, che era assestata al 16% per quanto riguarda l'italiano, adesso praticamente arriva a raddoppiarsi. Quindi c'è una assoluta autonomia da parte dell'utente straniero nell'organizzarsi la propria vacanza. Nel 56% dei casi soggiorna prenotando tramite internet, nel 24% contatta direttamente la struttura. Il soggiorno, nel 28% dei casi, soggiorna in albergo con una maggiore propensione verso gli hotel a 4-5 stelle. Vediamo quindi l'identikit del turista per fascia d'età. E notiamo un vero e proprio exploit della fascia più giovane, quindi dai 20 ai 35 anni, con un quasi 40% del turismo straniero, mentre l'italiano si attesta al 13,4% per poi rifarsi nelle due fasce successive, cioè quella che vanno dai 35 ai 45 anni e quelle che vanno dai 45 ai 60 anni. Diciamo che questo dato è un po' in controtendenza, ovviamente ci riferiamo alla Puglia, con ciò che siamo abituati a vedere a Taranto. In realtà questi sono i giovanotti di Taranto. Mi sembra che per avere 20-35 anni non se li portino proprio bene. Quindi ciò che accade in Puglia in realtà non accade a Taranto e non dobbiamo sorprenderci, lo vedremo adesso. Per quanto riguarda quindi le prime 11 destinazioni del 2012 in termini di arrivi, questi sono i risultati. Abbiamo Bari, Vieste, San Giovanni Rotondo, Lecce, Otranto, Ugento, Alberobello, Fasano, Gallipoli, Peschici e Ostuni. E Taranto dov'è? Taranto è solo al 13° posto con 69.000 arrivi. Situazione ancora più drammatica se andiamo a considerare le presenze. Le presenze rispetto agli arrivi contemplano i pernottamenti. Abbiamo quindi Vieste, Ugento, Otranto, Peschici, Bari, Lecce, Gallipoli, San Giovanni Rotondo, dove si sviluppa un turismo di doppia fattura, turismo religioso e turismo sanitario, Fasano, Ostuni e Castellaneta è il primo comune della provincia di Taranto degno di considerazione. Se addirittura provate a fare la sommatoria per provincia, vi rendete conto di come sia devastata adesso la provincia di Taranto. Quindi mettete insieme Vieste con Peschici, con San Giovanni Rotondo, Ugento, Lecce, Otranto e così via. Sono numeri importantissimi. Nel 2013 la situazione non cambia assolutamente. Taranto praticamente non esiste. Questa è la realtà nella quale ci stiamo muovendo. Questi sono i dati dell'Osservatorio della Puglia del Turismo, quelli precedenti dell'Osservatorio Nazionale del Turismo. Eppure la faccenda è particolarmente grottesca, considerando che nel 2013, il 2013 è l'anno in cui la Puglia entra nella classifica dei best trips stilata da National Geographic. La regione è tra le 20 destinazioni al mondo da vedere assolutamente. È addirittura al secondo posto per Lonely Planet, la guida turistica più venduta al mondo. Fatto estremamente curioso che negli ultimi due anni abbiamo un vero e proprio rilancio della Valle d'Itria. Ma per Valle d'Itria non intendiamo mica tutta la Valle d'Itria, intendiamo Fasano, Ostuni e Alberobello. Martina è fuori. Martina non viene per niente considerata perché Martina fa parte dell'Ebrosario tarantino. Questa è la mar realtà. Noi stiamo partendo da questo. Ora, ovviamente in una realtà fortemente globalizzata come quella attuale, dove le distanze si sono fortemente assottigliate grazie ad una mobilità sapiente, quella di cui parlava prima Saverio, c'è da chiedersi che cos'è il turismo. Il turismo non è più la bancarella. In realtà il turismo è una vera e propria industria. Da un'idea nasce il prodotto, lo si confeziona rendendolo desiderabile e lo si vende. Perché questa premessa doverosa? Perché proprio nei vari rotocalchi televisivi spesso e volentieri si è sentito dire solo con il mare che abbiamo potremmo campare tutto l'anno. E vediamolo, il mare che abbiamo. Perché è troppo facile tante volte lasciarsi prendere da discorsi campanilistici e populistici, però in realtà le cose non stanno così. Perché questo? Perché Taranto spesso e volentieri dimentica di far parte di una penisola. Non è che ce l'abbiamo soltanto noi il mare è ovunque, ma soprattutto nel momento in cui pensiamo di far turismo con il mare, non possiamo prescindere da considerare quelli che sono i nostri competitori transnazionali più prossimi, e cioè la Grecia, la Tunisia, il Marocco, dove si arriva niente e dove si spende anche poco. E quindi abbiamo che questa è Taranto, il mare che non ti aspetti, quindi con tutte le criticità possibili e immaginabili. Questo è il Salento,
il mare che ti aspetti. Questa è la Calabria, il mare che ti aspetti. Questa è la Sicilia, il mare che ti aspetti. E questa è la Sardegna, il mare che ti aspetti, solo per rimanere nel circondario. Ora, sembra un po' un gioco, trova le differenze. Non ce ne sono. Sono belli tutti quanti questi mari. E allora perché dovremmo essere preferiti rispetto alla Sardegna, al Salento? Forse per via delle infrastrutture che non abbiamo? Forse per via delle strutture ricettive di basso, medio e alto profilo che non abbiamo? Forse per via dell'hospitality, dove facciamo scappare via i turisti dopo avergli succhiato il sangue un paio di giorni? O evidentemente dovremmo sperare che il milanese venga a fare il bagno a Taranto in quanto sito altamente inquinato? Perché c'è una logica, ovviamente io vado a farmi il bagno a Chernobyl, perché questa è Taranto, mediaticamente, soprattutto negli ultimi 2 anni, Taranto è Ilva e non si discute, e lo vedrete adesso con i numeri. Dunque, quali sono gli elementi di forza su cui si basa l'industria turistica? Innanzitutto le attrattive. Qui abbiamo alcuni esempi, abbiamo l'acquario di Genova. Acquario di Genova, Genova diciamo che per certi versi la possiamo paragonare un po' a Taranto per il suo pregresso industriale. Acquario di Genova che modifica pesantemente l'assetto socio-economico della città e che negli ultimi 20 anni realizza 20 milioni di accessi, 20 milioni di turisti che si vanno ad aggiungere a quelli del salone nautico. Ovviamente l'acquario di Genova è un'attrattiva, come tutte le attrattive potete immaginare che ha uno start-up estremamente efficace, perché è la novità, dopodiché si va a stabilizzare e poi si accede al processo decadente. Ovviamente a Genova lo sanno, perché l'investimento è stato importante e proprio per questo è stata effettuata un'implementazione importante proprio l'anno scorso, la Casa dei Delfini, un investimento di 28 milioni di euro progettata da Renzo Piano, garantendosi ovviamente anni di tranquillità. Al centro abbiamo il Palazzo delle Arti di Valencia, un'opera realizzata da Santiago Calatrava, e fa parte di un trittico, c'è anche l'emisferico e un acquario che si chiama Oceanografico, e si è ridata grandissima dignità a questo quartiere in Valencia, aumentando vertiginosamente l'offerta valenziana. A Valencia ci siamo ovviamente stati proprio per comprendere quello che era il percorso logico del turista. Il percorso del turista oggi qual è? Perché è importante l'aeroporto, al di là di tutto il marketing che si può strutturare intorno all'aeroporto? Perché oggi la maggior parte delle vacanze non vengono più stabilite dicendo io voglio andare a Reykjavik. No, io vado su un sito low cost e dico dove mi porta? Bene, vado là. E Valencia rientra nell'offerta barese. Per cui siamo andati a Valencia a verificare che cosa avessero fatto in quel quartiere. Una vacanza veloce, un entri esci, insomma, un fine settimana. Dopo aver esaurito la visita di questa zona, ovviamente si va nella Valencia antica, si cammina così, i ristoranti e i bar sono tutti pieni e si giunge fino alla cattedrale di Valencia, meravigliosa, dove accade qualcosa di molto strano. All'interno della cattedrale di Valencia si fa una fila chilometrica, sapete per vedere che cosa? Una cappella nella quale è custodito il Santo Graal. A saperlo, lo dicevamo a Indiana Jones e si risparmiava una serie di puntate. Quindi si fa una fila chilometrica per vedere il nulla, niente. Io ero con la mia compagna, sono un appassionato di storia medievale, siamo entrati e siamo usciti. Quando sono uscito ho detto no, rientriamo per favore. Ci siamo seduti ai banchi e io guardavo. A un certo punto lei, che conosce comunque sia la mia passione, ha detto ma scusa, che stai guardando il Santo Graal? No, la gente. Perché chi non ha inventa, chi ha invece seppellisce sotto l'asfalto. Povero anfiteatro, non ha. Guardate in alto a destra, quella è la Fontana Magica di Barcellona. Dietro vedete quelle colonne che noi sono familiari in pieno stile ionico in questo caso, e sono colonne posticce rifatte nel 2011, furono abbattute nel ventennio perché richiamavano pesantemente l'indipendenza catalana, e quindi
quella piazza, l'abbiamo potuto anche verificare, ogni sera ci sono migliaia e migliaia, è uno spettacolo gratuito, praticamente ci sono questi zampilli d'acqua, zampilli, definirli zampilli francamente è un po' riduttivo, però che danzano al ritmo di musica. In alto a sinistra Euro Disney, un parco che non ha ovviamente bisogno di presentazioni, che nell'anno del ventennale, nel 2012, realizza 16 milioni di accessi. Quindi 16 milioni di turisti confermati nel 2013 con 15 milioni di turisti. Torneremo sul discorso parchi. Quindi accanto alle attrattive ovviamente ci sono le infrastrutture. Saverio ha già ampiamente mostrato, senza magari entrare nello specifico, quale assoluta necessità ci sia dietro l'infrastruttura, dove oggi si parla addirittura di intermodalità. L'infrastruttura in sé è un concetto assolutamente superato, però non serve un genio per capire che a parità di offerta, ovviamente, mi indirizzerò verso il posto più facilmente raggiungibile, perché per quanto possa offrirmi Taranto, se per arrivarci ci metterò 20 anni, ovviamente mi dirotto in una destinazione più comoda. L'ospitalità ovviamente è un discorso intrinseco di cui abbiamo già parlato. I grandi eventi, qui abbiamo alcuni esempi, abbiamo le Olimpiadi invernali, i campionati mondiali di calcio, l'American's Cup, è un evento sconosciuto alla maggior parte dei tarantini che è uno degli eventi più importanti del mondo. Torneremo anche su questo. E non ultimo il brand. Qui ci sono alcuni esempi, abbiamo la Torre Eiffel per Parigi, l'Underground londinese, I Love New York, I Amsterdam, Melbourne, quindi una serie di poligoni policromatici che richiamano la multirazialità della città e la multidirezionalità in termini di obiettivi, e poi Stoccolma, la capitale della Scandinavia. Ma in realtà che cos'è questo brand? Il brand urbano è il marchio identitario di una città capace di riassumerne con estrema immediatezza l'attrattività, i punti forti, meglio ancora se esclusivi, e non ultimo il senso di appartenenza dei suoi abitanti, determinandone la riconoscibilità ed il successo su scala mondiale. In un sistema globale fortemente competitivo, la ricerca del brand va quindi direzionata verso quelle che sono le esclusività percepibili dall'esterno e che segnano il valore aggiunto rispetto a qualsiasi altra offerta, facendo perno su ciò che si è, sulla propria originalità e unicità, prima ancora che sulle attrattività presenti e future che sarebbero facilmente ritrovabili ovunque. Questo è un discorso estremamente importante. Perché puntare su ciò che si è? Laddove si puntasse esclusivamente sull'attrattiva, cosa accade? Domani mattina Taranto dice: ok, facciamo un acquario. Ottimo. La logica vuole che si faccia un acquario più grande e più bello di quello di Genova. Minimo. Cosa accade? Dopodomani si sveglia Siracusa e dice: no, lo facciamo anche noi. Logica vuole che lo faccia più bello e più grande di quello di Taranto. E quindi c'è un continuo rincorrersi. Ben diverso è se si riesce a puntare su qualcosa di esclusivo legato all'identità, perché quella nessuno può toglierla. E dove c'è un investimento estremamente ridimensionato da fare rispetto al continuo rincorrere dell'attrattiva. Secondo l'architetto Antonio Romano, docente dell'Università La Sapienza, un territorio, sia esso città, regione, nazione, non è un semplice agglomerato di case, uffici, strade, industrie, semafori, eccetera. È soprattutto un concetto identitario, uno spazio allo stesso tempo fisico e simbolico, in grado di generare senso di appartenenza nelle persone che ci vivono e attrazione per le altre. Un territorio quindi dovrà imparare a farsi scegliere investendosi di un chiaro connotato identitario, in grado di superare luoghi comuni e stereotipi per comunicare la propria unicità, i propri valori, le proprie eccellenze e la propria idea di sviluppo. E, in altri termini, una trasposizione in simbolo e nei suoi conseguenti linguaggi della realtà territoriale. E in ultimo, Simon Enold, il più grande consulente di Nation e City Branding, dice appunto che solo una strategia condivisa che coinvolga in modo attivo sistema politico, attori economici e cittadini nella definizione dell'identità competitiva può essere considerata vincente nella promozione efficace dell'immagine turistica e attrattiva di una destinazione, fosse anche quella di un piccolo comune. Ora, spesso e volentieri il brand urbano si basa proprio su quello che è comunemente riconosciuto come stereotipo, ovvero su quella che è l'immagine semplificata o addirittura semplicistica e largamente condivisa sul luogo, una circostanza, una certa tipologia di gruppi, eccetera. Ovviamente lo stereotipo, per sua accezione, può essere tanto virtuoso quanto negativo. Alcuni esempi. Se in questo momento io vi dico, stiamo pensando a Roma, un qualcosa che la identifichi al volo, la cosa più banale, cos'è? Il Colosseo. Se invece dico Parigi, la Torre Eiffel. Se invece vi dico Palermo,
La mafia. Se dico Taranto, chiedo scusa. Ilva. Considerate che non siamo maghi, l'avete detto voi, eh? Eccoli qua. Questi sono gli stereotipi, cioè è quel concetto assolutamente radicato nella maggior parte ovviamente della popolazione, magari anche sbagliando. Per esempio Palermo è una città meravigliosa, abitata da persone per bene, eppure ancora oggi si porta addosso questo fardello, un po' come Taranto del resto. Ora, ovviamente considerate che Parigi ha attrattive di tutto rispetto, voglio dire, parliamo del Museo del Louvre, parliamo della Cattedrale di Notre Dame, l'Opéra, l'Arco di Trionfo e tante tante altre, eppure Parigi è brandizzata nella Torre Eiffel, un pezzo di ferro, che tra l'altro i francesi volevano abbattere. E l'idea che venga utilizzata appunto Parigi, la Torre Eiffel come brand, è tutt'altro che peregrina, e lo testimonia uno studio fatto dalla Camera di Commercio di Monza della Brianza, che valuta in 434 miliardi di euro e 660 milioni il valore commerciale del brand Tour Eiffel. Non parliamo del valore dell'opera in sé, ma di ciò che è in grado di generare intorno a sé a livello di movimentazione economica, ed è di 5 volte superiore rispetto al Colosseo. Vedete che forza ha la Torre Eiffel, e lo vedrete anche successivamente. Ora, a Taranto uno stereotipo può diventare il brand, tralasciando la birra Raffo che non è neanche tarantina. Per poterlo comprendere, qui purtroppo non si vede benissimo, però ve li leggo io di qui, per poterlo comprendere abbiamo interrogato quello che è il motore di ricerca ovviamente più importante al mondo, ripetendo questa ricerca trimestralmente, proprio perché Google di tanto in tanto azzera i dati. E praticamente ciò che è venuto fuori è assolutamente lineare e costante. Quindi, atleta di Taranto. Per l'atleta di Taranto abbiamo 271.000 risultati. Quindi andiamo a valutare quello che è il grado di argomentazione che si sviluppa su internet. Parliamo di 271.000 risultati. Castello Aragonese Taranto, 167.000 risultati. I Citri del Mar Piccolo, 29.400. La Cozza Tarantina, la famosa Cozza Tarantina, 11.500. Le Isole Chera di 14.600. Il Mar Piccolo Taranto, 875.000. Considerate che questo valore è un attimino più alto rispetto agli altri, anche giustificato dall'inquinamento del Mar Piccolo. Ponte Girevole Taranto, 77.000 risultati. Museo Archeologico Taranto, 186.000 risultati. E gli Ori di Taranto, 195.000 risultati. Ora, di primo acchito potrebbero sembrare risultati importanti, ma vi posso assicurare che sono risultati che, calati nella dimensione turistica, sono risultati da quarto mondo. Infatti è sufficiente digitare Ilva Taranto per passare dagli 11.000 della Cozza ai 3.320.000 risultati, di quanto si discuta su internet in merito a questo argomento. Se addirittura togliamo Taranto, tanto la stessa cosa, arriviamo a 4.660.000 risultati su Google. Ora, andiamo a vedere invece che cosa accade nell'ambito dei contesti virtuosi. Uno su tutti, il Grande Salento, sono qui dietro, 4.010.000 risultati. Grande Salento, un'operazione estremamente interessante, quella compiuta nel Leccese, dove dal nulla sono riusciti a costruire tantissimo. Come? Ovviamente Lecce è piccolina, è poco più che un paese. Di conseguenza puntare unicamente su Lecce, per esempio sul barocco, sì, ma il barocco non è un'esclusività leccese, non è che l'hanno inventata a Lecce il barocco, per cui la visione di Lecce, la visita di Lecce si esaurisce molto molto velocemente, per cui è stato estremamente intelligente l'andare a fare quadrato con tutta quanta la provincia, di modo che una volta esaurita la visita cittadina si andasse a dirottare il turista nelle località balneari, sfruttando le due coste, tanto quella adriatica, quella ionica. Ovviamente c'è stato un marketing territoriale mostruoso, per esempio immaginiamo che la stessa squadra del Lecce sia stata appunto sponsorizzata dalla provincia di Lecce dal 2002 al 2007 con Salento da Mare, interrompendola per un anno con la Notte della Taranta, quindi l'evento di Melpignano per una sola notte, addirittura si è sponsorizzato per tutto l'anno la maglietta del Lecce.
per poi andare a fare una sintesi dei due brand, quindi Salento da Mare e Notte della Taranta, nell'anno successivo, 2008 e 2009. Colosseo Roma, 5.200.000 risultati. Quindi vedete che calati nella sfera turistica si parla di milioni di risultati, non di poche migliaia. Per poi avere la conferma per quanto riguarda la Torre Eiffel, dove arriviamo a 15.700.000 risultati. E andiamo, voglio dire, ad avallare quello che è lo studio fatto dalla Camera di Commercio di Monza della Brianza, nel senso che quando si parla di Tour Eiffel se ne va la luce, come si dice, a Taranto. Ora, ovviamente mortificati da questi risultati, ci siamo chiesti se quello che era la compromissione mediatica legata comunque all'Italia e agli accadimenti degli ultimi due anni avesse superato appunto i confini nazionali. Ci siamo chiesti, ma per Taranto esiste una speranza mediatica almeno fuori? Taranto è conosciuta? Per poterlo fare abbiamo creato una sorta di quadrilatero ideale, abbiamo sviluppato circa 800 interviste, sviluppando una sorta di quadrilatero ideale tra New York, Rio, Sydney e Mosca, in modo tale da andare a cogliere quattro culture completamente diverse e vedere che grado di conoscenza ci fosse nei nostri confronti. La prima domanda, le più banali, quindi conversazioni assolutamente leggere con le persone intervistate, considerate che stiamo parlando di un campione estremamente eterogeneo, dai 18 ai 65 anni, quindi sia per fascia d'età che per estrazione culturale. Prima domanda, la più semplice, verresti in vacanza a Taranto? La risposta è stata questa, non so dove sia, ad eccezione di una piccola percentuale di newyorkesi, 2,5%, che conoscevano Taranto per via dell'Ilva. La cosa non vi deve sorprendere perché ci sono state delle pubblicazioni sul New York Times sul problema del siderurgico, o meglio il problema è nostro. Comunque. La seconda domanda, in realtà non è stata una vera e propria domanda, ma un'interrogazione a cascata su quelli che sono i vari stereotipi o le attrattive che noi pensiamo di possedere o che possano comunque fungere in quella direzione. Ora, in realtà loro mostravano interesse, cioè noi siamo la città dei due mari, città più importante della Magna Grecia, abbiamo il ponte girevole, Castello Aragonese, il museo, gli ori di Taranto, praticamente mostravano interesse, sembrava più una forma di cortesia epistolare che non altro, ma senza conoscenza alcuna. A quel punto ci siamo posti il dubbio. Ovviamente stiamo puntando forse troppo in alto. È evidente che quelle che sono le attrattive presenti sul territorio, ripeto, anche lo stesso museo, tra di noi c'è una ragazza che lavora nel museo e disperatamente mi dice: Marco, l'altro giorno abbiamo fatturato 40 euro, considerate che state parlando del museo più importante del meridione, assieme a quello di Napoli. Lì dentro ci sono reperti straordinari e si paga 5 euro. Noi abbiamo pagato 23 euro per vedere il Camp Nou a Barcellona, uno stadio. Noi abbiamo pagato 23 euro per vedere uno stadio vuoto, a persona, esatta fila. E quindi abbiamo fatto una domanda che reputavamo strategica, una cosiddetta domanda one shot. Giochiamocela tutta per la serie. La domanda è stata questa. Conosci gli Spartani? La risposta è stata questa qui, praticamente un vero e proprio plebiscito. La cosa interessante non è stato semplicemente il sì, ma hanno cercato di giustificare il loro grado di conoscenza, ovvero sì, conosco il mito di Sparta, sì, ho studiato la storia, sì, ho visto il film 300, ma la cosa più grottesca è stato sentire da ogni angolo della terra sì, io sono spartano. Perché, ci chiedevano, ovviamente abbiamo risposto tutto a tempo debito, perché volevamo capire cosa ci fosse dietro questo plebiscito. In realtà, cosa accade? Se andiamo ad interrogare Google, esattamente come abbiamo fatto per le altre proposte, è sufficiente scrivere la radice Spartan per avere come risultati 32 milioni di risultati, praticamente il doppio di quello che era il risultato più virtuoso, che era la Torre Eiffel, con 15 milioni e 700 mila. Non solo, ma se andiamo su Facebook e digitiamo la radice Spartan, avrete migliaia di pagine come risultati. Si va da squadre di football americano, a gare, a ristoranti, negozi, prodotti commerciali. C'è di tutto e di più. Addirittura questa è un'università dei Caraibi, spartana,
l'Università di Tampa, in Florida, spartana. In Canada ci stanno gli spartani. Ad Edimburgo ci sono gli spartani. A San José, in California, ci sono gli spartani. A Norfolk, in Virginia, ci sono gli spartani. A Cleveland, in Ohio, ci sono spartani. Questo a Tulsa, in Oklahoma, è un college spartano. Questa è la cintura del Tag Team Championship del wrestling, e ci sono gli spartani anche là. Considerate che questi sono stadi da 80.000 persone. Ovviamente, insomma, non ci interessa sapere se il wrestling piaccia o meno, ma il dato di fatto è che su quella cintura stanno gli spartani. Andiamo avanti. Questo è uno dei videogiochi più venduti nel discorso dell'entertainment, che, come diceva appunto Saverio, rientra tra le principali industrie a livello mondiale. Questo va a giustificare in un certo qual modo perché questo? Perché andiamo a giustificare il fatto che siano conosciuti ad ogni livello, ad ogni fascia d'età. Ovviamente vengono contaminati dalla fascia più bassa a quella più alta. Questa è la Spartan 300, la barca di Chris Stanmore, con la quale lui ha effettuato la regata in solitaria, la Five Oceans. Questi sono gli spartani di Trento, gli spartani di Rotterdam, questi sono gli spartani di Praga, gli spartani di Malta, Jorge Lorenzo, spartano. Qui vediamo anche un video, e viene appunto intervistato, è interessante sentire ciò che dice Lorenzo. Tu sei diventato campione del mondo e dopo c'è modo e modo di diventare, no? Uno vince il titolo, e poi sono successi negli ultimi giorni, prima che vincessi di nuovo, è stato un periodo un po' così, dove non è che facevi male, facevi il quarto, però non vincevi più. Allora sai, qualcuno diceva, sì vabbè, ha vinto, forse è sazio, forse si è calmato, forse l'anno prossimo è uguale, cioè si è ammorbidito Jorge, non è spartano più. Forse non è tan buono come dicono, no? Questo io non l'ho detto, no, però magari sai, quando uno vince si rilassa un po', gli spartani invece, come tu sai bene, rimanevano duri sempre, no? Invece poi domenica è stata un'altra cosa, dici un po', tu come la pensavi? Io penso che gli spartani siamo duri, siamo molto duri, ma anche nella vita uno tiene che usare la testa e sapere quando puoi arriscare, quando puoi andare a dare il massimo e quando magari è meglio chiudere un po' di gas o inclinare un po' di meno, no? E questo in qualche gara. Ok, quindi Lorenzo dice, noi spartani siamo duri, ma usiamo anche il cervello. Ci sono gli spartani a Pescara, ovviamente. Questo è un museo di arte contemporanea e si chiama Sparta. La scelta di questo nome internazionale, Sparta, vuole dimostrare come Pescara, pur trovandosi in una posizione limitrofa rispetto al sistema centrale, è un luogo che esprime un'energia propria. I pescaresi con Sparta non c'entra niente. Andiamo avanti. Prodotti commerciali di ogni tipologia. Questi sono prodotti energetici. Addirittura una catena intera di grocery in America. I giochi. Questa è la copertina proprio di questo mese di Men's Health. Guardate lì cosa c'è scritto. Spartano sarai tu, correre, sudare, allenarsi come un vero eroe. Questo è un prodotto nostrano, poi capirete perché, è il vino Archidamo, è il bed and breakfast Archidamo, non in Taranto, in Manduria. Sono più svegli, poi capirete perché. Ovviamente potete immaginare che il film 300, uscito nel 2007, campione di incassi con 456 milioni di dollari, abbia fatto ovviamente sfaceli. Qui è sufficiente scrivere film 300 per avere come risultati 1 miliardo 460 milioni di pagine di discussione. Non so quanti di voi l'abbiano visto, vi facciamo vedere questo piccolo estratto per capire in realtà qual è la trasposizione nella realtà di tutti i giorni di quello che adesso andrete a vedere. Daxos, che piacevole sorpresa. È un mattino pieno di sorprese, Leonida. Ingannati, sono solo poche centinaia. Questa sì è una sorpresa. Silenzio! E questa è la loro armata. Sapevamo che Sparta era sul piede di guerra. Bramavamo di unirci a voi. Se è sangue che cercate, siete i benvenuti tra noi. Tu vuoi affrontare Cersei solo con questo pugno di soldati? Credevo che Sparta avrebbe almeno eguagliato il nostro numero. Non è così? Tu, dimmi,
Qual è il tuo mestiere? Sono un vasaio, signore. E tu, Arcade, qual è il tuo mestiere? Scultore, signore. Scultore. E tu? Fabbro, signore. Spartani! Qual è il vostro mestiere? Visto, caro amico, ho portato molti più soldati di te. Molto bene. Quello che avete avanti è lo Spartan Stadium del Michigan, uno stadio da 105.000 spettatori ed è lo stadio degli Spartans del Michigan. Vedete che cosa accade prima dell'inizio della partita, dove viene richiesto appunto ai tifosi spartani qual è il vostro mestiere. Spartans, what is your profession? Molto bene, adesso ci troviamo al cospetto di quell'evento sportivo di cui vi stavo accennando prima. Si chiama Spartan Race ed è la più grande gara al mondo ad ostacoli. Con la partecipazione di 1 milione di persone nel 2013, parliamo di 1 milione di atleti e 60 eventi organizzati in tutto il mondo, Spartan Race è diventata un fenomeno globale, facendo sì che questo tipo di competizioni cresca di giorno in giorno. Sono 9 i paesi nei quali vengono già organizzate le competizioni, tra cui Stati Uniti, Canada, Messico, Regno Unito, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Australia e Corea del Sud. Spartan Race diventa sempre più internazionale. Quest'anno Spartan Race arriva in Italia, anzi è già arrivata, per dirla tutta. Le città candidate sono Napoli, Roma, Firenze, Milano e Torino, tutte spartane. E Taranto ovviamente resta a guardare mentre le altre fanno i soldi, perché in realtà la prima data della Spartan Race, logicamente, se l'è aggiudicata Roma, che siamo al massimo del paradosso, però voglio dire, la prima data arriva il 26 aprile a Roma, per poi ripetersi al Castello Sforzesco il 14 giugno, quindi sono due date che si sono già consumate. Ora, che cos'è questa Spartan Race? Vi facciamo vedere questo video proprio per farvi un'idea di che cosa si sta parlando. We got a lot of teams out here. Anybody that in a group right now, teams, raise your hand. Make some noise for your team right now. Make some noise for your team right now. If a man or woman falls down, you pick them up. You are one unit. You are now brothers and sisters. Work as a team. Remember that. This is Sparta! A fraternity brother of ours passed away in 2009, 27 years old, of cancer. So we decided, you know what, let's not just do this for ourselves. Let's get the team together, we'll raise money for cancer research, and we put Mike's name on our chest. We use his fight, he fought for 11 years, and we use that as our inspiration to fight on this hill. Climbed a ladder before in my entire life, and I did it, and I went up and I went down, and I would never have been able to do it without Reload and all my other teammates and my husband, and it was amazing. If you're not on a team, you should really think about finding a team. There's plenty of local Spartan teams wherever you live. Find a fitness team to kind of help keep you in shape and motivate you. Join a gym, join a club, you know, just get involved in something. You're gonna find a lot of good out of all these teams.
questi ragazzi di etnia diversa, come avete visto, alla fine dicono: noi siamo spartani. C'è il ragazzo nero, il bianco, ci sono ragazzi di etnia asiatica, e si sentono tutti spartani. Ovviamente non lo è nessuno, gli spartani non esistono più. La spartanità alla fine è un'utopia, è un'idea, è un mito. Ma in realtà che cos'è questa spartanità? Che cosa condividono queste persone di tutto il mondo a ogni angolo del mondo? Condividono quello che è il concetto comunitario, quello di fare fronte comune, quello di affrontare il nemico a prescindere da quale sia la sua forza. Ovviamente il nemico oggi non c'è più, ma sono le avversità della vita. Avete visto che magari in quel video c'erano dei ragazzi che facevano raccolta per fondi per la lotta al cancro, come c'era una ragazza con una protesi che veniva aiutata dalla sua squadra per superare questa prova, e lei lo dice: insomma, non avrei mai pensato di mettermi alla prova e superare queste difficoltà. Quindi è questo il valore in realtà universale della spartanità. Ecco perché in realtà milioni di persone oggi si sentono spartane, bambini compresi. Ma a questo punto la domanda nasce spontanea: ma perché stiamo parlando di spartani? Perché abbiamo chiesto ai cittadini del mondo se conoscessero gli spartani? Che c'entrano con Taranto? Per poterlo comprendere dobbiamo fare un piccolo salto indietro nel tempo. Dunque, correva all'incirca il 740 avanti Cristo, quando Sparta muove guerra contro i Messeni. Considerate che a quell'epoca le guerre non duravano poche settimane o pochi mesi, potevano durare anni, decenni, e quindi le donne spartane, che avevano un peso notevole nella civiltà, nella società spartana, e ovviamente lo si comprende da ciò che ci testimonia magari Aristotele, che temeva per il futuro di Sparta, in quanto la definiva una società ginecocratica. Credo che tutti capiscano cosa voglia dire. Come anche Plutarco, quando parla di un aneddoto capitato a Gorgo, la moglie di Leonida, quella che abbiamo visto appunto nel film, sembra che che Gorgo sia stata avvicinata da una ateniese, si sente apostrofare in questo modo: ecco, queste sono le donne che portano al guinzaglio i propri uomini. E Gorgo le risponde: perché siamo gli uniche a partorire uomini. Come anche le donne spartane saranno gli uniche ad essere citate nella Repubblica di Platone e non le ateniesi. Quindi, voglio dire, nell'ambito della civiltà spartana la donna aveva un ruolo di assoluto prestigio, cioè non era soltanto colei che sfornava guerrieri, aveva un ruolo attivo, era proprietaria terriera e così via, vedremo anche dopo. Quindi che cosa accade? Consapevole dell'impossibilità di poter partorire nuovi figli e quindi nuovi guerrieri, essendo in un periodo di guerra, muoveranno una basceria in zona di guerra per informare i propri uomini, i propri soldati. A quanto pare sarà proprio Arato, padre di Falanto, ad inviare a Sparta i guerrieri più giovani, cioè coloro che non avevano prestato giuramento, non si erano trovati all'epoca del giuramento, secondo il quale gli spartani sarebbero rientrati in Sparta o da vincitori o da morti. Quindi loro non dovevano arretrare, qualunque cosa fosse successo. Quindi viene affidato a questi giovani guerrieri il compito di accoppiarsi con le vergini di Sparta, di cui il nome Parteni, cioè vergine, figli di vergine, e non figli illegittimi, usiamolo. Come spesso e volentieri, non so per quale motivo il Tarantino si sia convinto di questo motivo, degli illegittimi ci parla Lattanzio. Sempre in merito alla stessa guerra contro i Messeni, sembra che un manipolo dell'esercito messeno riuscì ad aggirare la falange spartana per condursi fino alle porte di Sparta, con la convinzione di prenderla facilmente, visto che non c'erano gli uomini. Però non fecero i conti con le donne spartane, che, armate di tutto punto, gliele suonarono di santa ragione, costringendoli a ripiegare. A quel punto si crea un effetto sandwich tra le donne spartane e la falange spartana, e quindi i Messeni dovettero ripiegare, dovettero fuggire. Le donne spartane a quel punto, impaurite dalla possibilità reale di non essere riconosciute dai propri uomini, che cosa faranno? Si denuderanno. Considerate che i costumi sessuali dell'epoca erano ben diversi rispetto a quelli di oggi, per cui si abbandoneranno. Questo gesto caricherà gli uomini a mille, uomini che non vedevano una donna da anni, per cui insomma ci si abbandonerà ad un accoppiamento promiscuo, dal quale nasceranno questi figli legittimi, sempre spartani ma senza un papà, che poco c'entrano con i parteni, che erano commissionati, cioè
I parteni dovevano essere i futuri difensori di Sparta, quindi il giovane guerriero con la vergine spartana. Che cosa accade? Alla fine della guerra, che vedrà Sparta vincitrice, rientrano in Sparta i veterani, quindi gli spartiati. Considerate che Sparta era una società oligarchica, quindi il potere era in mano a pochi, praticamente come adesso. Per cui, che cosa quindi accade? Ovviamente, impauriti dalla reale possibilità di perdere quella che era un'egemonia detenuta fino a quel momento, riconosceranno ai parteni diritti civili inferiori rispetto ai propri, consistenti essenzialmente nella mancata assegnazione di terre. Questo genererà un malcontento iniziale che poi sfocerà in un vero e proprio tentativo di rivolta che verrà serato però sul nascere in quanto, diciamo, sgamata, senza conseguenza alcuna per i parteni, in quanto spartani, altrimenti avrebbero pagato con la vita un affronto di quella portata, un tentativo di insurrezione nei confronti delle leggi di Sparta. A capo della, diciamo, della rivolta c'era il nobile Falanto. Quindi potete ben capire come la situazione all'interno di Sparta diventi incandescente, difficile da gestire, perché da una parte c'erano gli spartiati che puntavano i piedi sui loro diritti, dall'altra c'erano i parteni, c'erano gli illegittimi, insomma c'era di tutto. E quindi Sparta, esattamente come le altre città greche, si muoverà alla ricerca di una nuova terra, e sarà l'unica volta in cui lo farà verso una terra così lontana. A capo della spedizione ci sarà Falanto, nobile di Sparta. Ora, considerate che sull'origine di Taranto tanto è stato detto e tanto è stato scritto. Quelle che sono le testimonianze dirette di Antioco di Siracusa, di Eforo di Cuma, tra l'altro diametralmente opposte, sono andate perdute. Per cui oggi che cosa... Per cui oggi che cosa abbiamo? Abbiamo in un certo qual modo ciò che ci viene testimoniato da chi poi ha letto quelle testimonianze, quindi i vari Strabone, Plutarco, Pausania, Giustino, Eusebio di Cesarea, Lattanzio. Ma il più delle volte ciò che dice uno è l'esatto contrario di ciò che dice l'altro. Di questa cosa Pierre Guillemier, un docente della Sorbonne, autore di un libro monumentale sull'origine di Taranto, pubblicato nel 1939, ci mette in un certo qual modo in allerta, dicendo: attenzione, considerate che la storiografia è fortemente filo-ateniese e filo-romana, quindi avversa tanto a Taranto quanto a Sparta, e mette in un certo qual modo in guardia in un'ipotetica rivalità tra Sparta e Taranto, sottolineando che Taranto e Sparta sono madre e figlia e si sono sempre mosse ad unisono. Considerate anche l'idea di colonia. Quando sentite parlare di Taranto colonia spartana, fate attenzione, perché è un concetto di colonia greca, non latina. Sono due cose completamente diverse. Cioè Roma colonizzava e portava le proprie leggi dicendo: tu dipendi da me. I greci no, fondavano. Sono due cose completamente diverse. Quindi Taranto e Sparta si muovevano sì secondo le stesse leggi, se le sono portate dietro, ma in realtà con un'autonomia propria. Ora, considerate che Sparta esiste ancora, ma in realtà è stata rifondata nel 1834 da re Ottone. Taranto, nonostante sia stata invasa, distrutta, martoriata anche recentemente, di qua non si è mai mossa. Quindi potete ben capire che cosa voglia dire avere un'eredità così potente, cioè di essere in realtà, assieme a Sparta, le uniche città spartane sulla faccia della terra. E allora a questo punto, nella ricerca di un brand fortemente riconoscibile, esattamente come fanno tutte le altre città, puntando su ciò che è più forte in assoluto, per poi fare da apripista a tutto ciò che si ha, ma che oggi non ha la forza per attrarre, perché poi nel momento in cui il problema è farli venire a Taranto. Ma una volta che sono a Taranto, le persone guarderanno il borgo antico, città vecchia, isola, chiamiamola come ci pare, guarderanno il castello aragonese, guarderanno tutto. Il punto è che oggi queste risorse non ce la fanno ad attrarre da sole. Ecco perché si devono andare a colmare tutti quei vuoti, e quindi il brand, le infrastrutture, le strutture ricettive, l'hospitality, ok? E andiamolo a costruire questo brand, facendo perno sulla storia e sulla suggestione, perché non dobbiamo inventarci nulla. Allora,
Per farlo andiamo a fare perno su quello che è il profilo di Falanto e dei primi spartani che arrivarono a Taranto e sul nome Taranto, perché dovrà pur voler dire qualcosa Taranto. Prima non si davano i nomi tanto per dare, forse neanche adesso. Che cosa fa Falanto e quindi i primi spartani quando arrivano a Taranto? Cambieranno il, secondo quanto testimonia Polibio, cambieranno il nome del fiume Galeso, un nome di origine autoctona legato appunto agli indigeni che abitavano Taranto prima ancora che arrivassero gli spartani a fondarla, cambieranno il nome del fiume Galeso da Galeso a Eurota, ossia il fiume di Sparta, se lo stanno portando dietro. La regione limitrofa si chiamerà Ebalia, vi ricorda qualcosa? Viene dal leggendario re Ebalo di Sparta. Si porteranno dietro le divinità greche, si porteranno dietro le leggi rigide di Sparta, leggi che metteranno ben presto in difficoltà Falanto, perché i tarantini mal digeriranno il rigore delle leggi spartane. Considerate che degli studi recenti archeologici hanno dimostrato come in realtà si consumò comunque una pacifica convivenza con gli indigeni del posto, che ovviamente si arresero quando arrivarono gli spartani. E quindi costrinsero Falanto a ripiegare su Brindisi. Secondo una leggenda, prima di morire, Falanto disse agli Iapigi che abitavano Brindisi, che furono scacciati inizialmente da Saturo, se volete riprendervi Taranto, dovete spargere le mie ceneri nella gora tarantina. In realtà, diciamo, l'oracolo si era espresso in maniera diametralmente opposta, fu un sotterfugio, e quindi laddove fosse riuscito a far spargere le proprie ceneri nella gora tarantina, gli spartani avrebbero regnato in Taranto in eterno. A questo punto i tarantini, commossi da questo gesto d'amore estremo di Falanto, gli riconosceranno tutti gli onori del caso, a cominciare dalle monete. Perché quello che sta sulle monete è Falanto a cavallo del Delfino. Taras è il nome della città. Attenzione, uno mi dirà, sì vabbè, ma Taras è figlio di... è così. No, in realtà parliamo di mitologia. La mitologia la possiamo sì prendere in considerazione, ma solo nella misura in cui influenzava le scelte dell'uomo dell'epoca, un po' come oggi la religione. Quindi la suggestione è una cosa, la storia è un'altra. E quindi rifacciamoci a questa storia. Che cosa fa Falanto prima di partire per Taranto? Secondo le consuetudini dell'epoca, andrà a consultare l'oracolo di Delfi. L'oracolo gli dirà appunto che tu arriverai, approderai a Saturo e sarà il tormento degli Iapigi, e un secondo vaticinio, una seconda profezia, dirà appunto che tu fonderai Taranto laddove vedrai piovere ciel sereno. Ciel sereno non è altro che il nome greco della moglie Etra, e secondo la leggenda un giorno, tenendo Falanto sulle gambe, mortificata dalle fatiche del marito, si abbandonerà ad un pianto, le lacrime di Etra bagneranno le gote di Falanto e lui capirà che è arrivato il momento di fondare la sua città, cioè Taranto. Ma in realtà che cos'è sto oracolo di Delfi? Secondo le tante leggende che aleggiano attorno all'oracolo di Delfi, Apollo affronterà Pitone, il guardiano dell'oracolo di Pito, della dea Gea, della dea della terra, e lo sconfiggerà restituendo speranza all'umanità. A quel punto però l'oracolo rimane senza il proprio guardiano, e quindi per superare questo inghippo Apollo cosa farà? Si trasformerà in un grande delfino, e quindi ritorna in continuazione questo delfino, e dirotterà una nave cretese, vedi Taras, personaggio mitologico, presso l'oracolo ora ribattezzato di Delfi, da delfino, delfis in greco, delfus, grembo, utero, matrice. Ora, perché Delfi? Perché il legame tra Taranto e Delfi è assolutamente straordinario, per alcuni commovente. E vi dico perché. Perché presso l'oracolo di Delfi sono state ritrovate delle presenze fortissime dei tarantini, ovvero due sculture bronze, una richiamante 4 donne e 16 cavalli, e l'altra invece l'eroe eponimo, ossia Taras, ovvero Falanto, a cavallo del Delfino, che torreggia su Opis, re degli Iapigi. La cosa interessante è che parte dei basamenti sono ancora presenti, uno all'inizio della via sacra e l'altro soprattutto è al centro dell'oracolo di Delfi. Non so se c'è Giovanni di Taranto, lui l'ha toccato proprio con mano, quindi sa di cosa, bene, perfettamente di cosa stiamo parlando. Benissimo.
Quel basamento è al centro dell'oracolo di Delfi, di fronte al Tempio di Apollo, quindi una posizione di grandissimo prestigio, di grandissimo rilievo. E adesso ve lo faccio vedere. Sapete cosa c'è scritto su quella monolite? C'è scritto Tarantinoi. Là ci stiamo noi, ragazzi. Lì c'è Taranto. E qui è sempre un momento un po'... Quindi questi spartani, fortemente legati alla madre terra, si portano dietro l'Eurota, si portano dietro le Balia, quindi re Ebalo, si portano dietro le divinità greche, si portano dietro le leggi di Sparta e si portano dietro l'oracolo di Delfi. E si portano dietro anche il nome. Vedete qualcosa di strano? Curioso, no? Se le traduciamo in greco dorico, quella è Sparta e questa è Taras. In realtà è un anagramma imperfetto. Come vedete, continua ad esserci, ma a mancare in realtà non è la P, ma è il P greco. A questo punto c'è da chiedersi, ma perché manca una lettera? Abbiamo letteralmente un anagramma davanti agli occhi. Perché una lettera in meno? E perché proprio il pi greco? Ovviamente siamo nell'ambito della congettura, dell'ipotesi. Ma tutto ci fa pensare questo. Considerate che abbiamo visto che tipo di atteggiamento simbiotico abbiano gli spartani con Sparta. Se la sono letteralmente portata dietro. Hanno addirittura cambiato i nomi di alcuni del fiume, della zona limitrofa. Quindi c'è un atteggiamento simbiotico verso la madre, madre dalla quale si genera la figlia. Ma quando una figlia nasce non possiamo sapere quanto grande possa diventare, ma a prescindere da quanto grande diventerà, non potrà mai attentare alla grandiosità della madre che l'ha generata. Ma a questo punto uno potrebbe dire, sì, ok, ma perché non hanno tolto il tau, l'alfa, il rho, piuttosto che il sigma? Perché proprio pi greco? Perché pi greco è l'iniziale di Parteni. Ovvero quello che all'interno di Sparta divenne motivo di discriminante, motivo di dolore e sicuramente il motivo dell'allontanamento di questi uomini che arriveranno a Taranto non come parteni, che non vuol dire un cavolo, vuol dire figli di vergine, ma arriveranno a Taranto come spartani, quali erano. Tanto è vero che proprio per quanto riguarda il discorso storico è importante sottolineare questo, al di là di adesso un reperto che vi mostreremo. Considerate che durante la guerra del Peloponneso, Sparta troverà in Taranto un alleato prezioso, perché Taranto chiuderà le porte ad Atene, ovviamente da spartani, come anche nel 343 a.C., quando Taranto viene attaccata dai Messapi e dai Lucani, invocherà l'aiuto di Sparta. E Sparta non solo si precipiterà qui con il suo esercito, ma addirittura arriverà qui Re Archidamo, quello del vino, per capirci. Re Archidamo III, che morirà 5 anni dopo alle porte di Manduria. È venuto a morire per sua figlia, da spartani. Ora, a quel punto, prendendo le parole di Guillemier, sicuramente voglio dire persona di grande autorevolezza, abbiamo in un certo qual modo detto, ok, Guillemier dice che in realtà Taranto e Sparta si muovono, o meglio, Taras e Sparta si muovono lungo un filo comune. È come se fossero un'unica cosa, pur conservando un'autonomia netta. Ci siamo detti, dato che il brand è anche suggestione, ma possiamo unirle queste due città? Sicuramente non possiamo farlo con le lettere, ma possiamo farlo con i numeri. E ciò che è venuto fuori è assolutamente sconvolgente. Provate a dare un'occhiata. Perché i numeri? Attribuendo ad ogni lettera greca di Sparta e Taras il relativo numero dell'alfabeto greco. E cioè, tau è la 19ª lettera d'alfabeto, alfa è la prima, rho è la 17ª e così via. Ebbene, un fatto assolutamente clamoroso è che andando a sommare tutte le lettere che contraddistinguono Sparta e Taras abbiamo come risultato 128. Che guarda caso è un multiplo perfetto dell'unica lettera che non figura in Taras, cioè il pi greco, ossia la 16ª lettera dell'alfabeto, che utilizzata come divisore ci dà come risultato 8. Un numero non casuale, secondo la filosofia orientale è il numero degli immortali,
ma è molto più conosciuto a livello mondiale come il simbolo grafico dell'infinito. Quindi senza fine, senza morte, infinito. Ma è anche la forma geometrica del nostro mar piccolo, l'otto. Ma la cosa più interessante è che andando a far perno sulla numerologia, dove Pitagora ne è maestro, secondo il quale tutto è numero, tutto è razionale, e ai relativi archetipi, quindi ai modelli originari, l'archetipo del numero 8 è la figura del sovrano. Sapete qual è la divinità relativa? Zeus, ovvero il più grande colosso scultoreo mai costruito sul pianeta, prima del colosso di Rodi, di Lisippo, ed era nella nostra agorà. Praticamente quella che oggi potremmo intendere come Piazza Garibaldi. Ora, in merito a quelle che sono le testimonianze archeologiche spartane, questa è una chilix laconica, è una coppa laconica, quindi spartana, risalente al VI secolo a.C. e viene da Sparta e sta nel nostro museo. Se andate, la vedete. Ora, a proposito di numerologia, proprio per farvi comprendere che questo studio non è uno studio che nasce ieri, ma ce lo portiamo avanti da migliaia e migliaia di anni. Vedete un attimino quella rosetta che c'è al centro della chilix? Quanti petali ha? 8. Subito intorno abbiamo una schiera di tonni. Non è un caso, perché considerate che tanto nella cultura greca quanto quella magno-greca, ed in particolar modo i tonni, erano una presenza pesantissima. Addirittura nel libro I Persiani si parla della battaglia di Salamina alludendo ai persiani un po' come dei tonni, cioè vengono intrappolati dagli ateniesi e dagli spartani in mare, dopodiché bastonati. Quindi si allude alla tonnara di per sé. Tra l'altro, poi Taranto aveva una caratteristica unica al mondo. A Taranto c'era una lavorazione molto molto particolare e si è avuta fino al secolo scorso. È sparita, non esiste più. Si lavorava quello che era e che tuttora è conosciuto, viene fatto in Sardegna, il tarantellum di tonno, la parte più pregiata del tonno, e veniva ricavata dall'addome del tonno. I latini, i romani, gli diedero appunto il nome di lo chiamavano Tarantellum di tonno, Tarantellum da Taranto. La seconda, quindi la prima schiera di questi tonni, un altro 8. L'altra schiera, sempre di tonno, e ritorna. Soltanto l'ultima è un 7, ma quelli non sono tonni, attenzione, quelli sono delfini, ok? Che cosa abbiamo visto del delfino? La figura salvifica, Apollo, colui che salva. Il delfino salva Falanto dalle acque, Arione. Il delfino appare a Taras, secondo la mitologia. Quindi c'è questa figura salvifica del delfino. Perché 7? Proprio perché 7 è un numero assolutamente particolare. I greci lo chiamavano il venerabile come numero. Addirittura Platone lo chiamava anima mundi, ma perché? Il 7 contempla la fusione di due numeri strategici, cioè il 4, che sono gli elementi della terra, con 3, che è il divino. Quindi quello che è anche la Trinità, per capirci, no? Tant'è vero che anche il 7 nella religione cattolica lo troviamo da tutte le parti, i 7 vizi, le 7 virtù, i 7 sacramenti e così via. Quella che è la trasposizione geometrica, architettonica, principe in assoluto del 3 sul 4, quindi dell'elemento del triangolo sul 4, è la piramide. La piramide di Kefren in questo caso, quindi parliamo del 26 secolo a.C., un tantino tanti prima dei greci. Ma anche i greci, nell'ambito della loro architettura sacra, come potete vedere, l'elemento è sempre quel 3 sul 4, è un elemento ricorrente. Anche lo stesso sarcofago dell'atleta di Taranto, ricordiamo l'atleta di Taranto, io qui onestamente vorrei un applauso per l'atleta di Taranto, perché spesso e volentieri non ci rendiamo conto di che cosa abbiamo davanti agli occhi. Voglio ricordarvi che l'atleta di Taranto è stato testimone alle Olimpiadi di Pechino, hanno praticamente fatto una scansione 3D di questo sarcofago, riprodotto e inviato a Pechino, soltanto le anfore, i crateri,
segnanti recanti appunto le vittorie delle discipline di questo magnifico atleta che, considerate, un antropologo di fama mondiale ha definito l'atleta perfetto di tutti i tempi. Hanno addirittura simulato un salto in lungo, ricostruendo la struttura muscolare di questo atleta, confrontandolo con un atleta attuale, e supera un atleta attuale di circa 50-60 centimetri. Considerate che l'eccezionalità di questa sepoltura non è, per esempio, il fatto che fosse da solo. Noi abbiamo la tomba degli atleti, dove stavano insieme. Lui sta da solo. Non è il fatto che ci fossero le anfore a testimonianza delle sue vittorie. L'eccezionalità della sua sepoltura è proprio nel sarcofago. La copertura di quel sarcofago non è piana. Fateci caso. Che cos'è quel sarcofago? Guardatelo frontalmente. È un tempio. È esattamente un tempio. E i templi per chi venivano eretti? Esatto. Chi sta lì dentro? Perché chi vinceva diventava immortale. Ecco perché la sua sepoltura è fatta in quella maniera. Questo perché voglio farvi comprendere come la numerologia nel mondo greco era un'eredità antica che arrivava dagli Assiri, dai Babilonesi, dagli Egizi. E così via. Torniamo all'otto. Otto è anche la sommatoria dei primi tre numeri del pi greco di cui parlavamo prima, giusto? 3,14. Ma in realtà che cos'è questo pi greco? Mette in relazione la circonferenza con il suo relativo diametro. Qui abbiamo due raggi, giusto? Due raggi contigui. Ma se in realtà proviamo a spostare di 90 gradi uno di questi raggi, abbiamo questa evoluzione geometrica. Vi ricorda qualcosa? Ora ve lo facciamo vedere. Questo è lo scudo spartano, lo scudo con impresso il lambda dei Lacedemoni. I Lacedemoni sono i fondatori di Sparta. Sparta inizialmente si chiamava Lacedemone, dopodiché prende il nome della moglie di Lacedemone, di re Lacedemone, che si chiama appunto Sparta. E questo è il simbolo che contraddistingue solo e unicamente gli scudi spartani. Quindi la lettera greca lambda sarebbe la nostra L. Perché lo scudo? Perché lo scudo all'interno della società spartana non è semplicemente un elemento bellico, ma è un vero e proprio oggetto di culto. E lo testimonia Plutarco nei suoi apoftegmi delle donne spartane, quindi detti famosi delle donne spartane. Qui ve ne leggiamo un paio. Quindi un'altra, nel porgere lo scudo al figliolo, l'ammoniva dicendo: torna con questo o su di esso. Un'altra, porgendo pure lo scudo al figliolo e confortandolo, diceva: questo sempre ti conservò tuo padre, conservalo ancor tu o pensa di morire. Quindi da queste parole potete capire quanto profondo, quanto alta fosse la considerazione di questo elemento, che era realmente considerato come un vero e proprio feticcio sacro. Ora, in realtà, Taranto, che significa e soprattutto da dove viene? Da Tarentum? Assolutamente no. Considerate che nella Roma antica la parte occidentale dei campi di Marte, quella bagnata dalla riva sinistra del Tevere, si chiamava Tarentum o Terentum. E qui si consumavano i ludi seculares per festeggiare il passaggio del secolo, detti anche ludi tarentini. E si professava il culto di Dite e Proserpina, equivalenti ai latini, ai greci, Ade e Persefone. Anche questa sta a Berlino e la lasciamo lì a Berlino. Ora, ovviamente il nome è senza dubbio attribuibile agli acquitrini di cui parla Ovidio nei suoi Fasti, dato che, secondo l'etimologia del Varone del Favorino, due storici dell'epoca, Terentus e Terentinus deriverebbero dal sabino terenum, equivalente al latino molle, ossia bagnato. Quindi in realtà che cosa accade? Taranto diventa un riferimento assoluto per Roma, Roma la scimmiotta in tutto e per tutto, e addirittura si crea il suo quartiere chiamandola Tarentum, quindi latinizzando Taras in qualche maniera. Dopodiché tu diventi roba mia e più di un quartiere non sei, e io ti chiamo Tarentum, non più Taras. Quindi non lasciano il nome greco, ma li rifirano quella che è una forma di latinizzazione di Taras. In realtà Taranto viene dal genitivo greco di Taras, Tarantos. T
terza declinazione, complemento di specificazione di origine, di provenienza, quindi di, da. È un po' come facevano i latini, per dire viene da Taranto, non diceva da Taras, non diceva viene da Taras, diceva usavano Tarantos. Ok? Ora, ma se è vero che Taras non è altro che l'anagramma di Sparta, Tarantos, e quindi Taranto, non vuol dire altro che da Sparta o di Sparta. Ora, c'è un'ennesima coincidenza, ossia che la parte finale di quella che il che abbiamo appunto visto essere il genitivo di Taras, Antos, corrisponde esattamente con il nominativo del suo fondatore, Phalantos. Quindi Antos, Antos. Chiunque abbia confidenza col greco ovviamente mi dirà, vabbè, sai, capirai, c'erano i genitivi, finivano, c'erano tanti che finivano in Antos. Sì, ma è anche vero che se Phalantos si fosse chiamato Aristosseno, col cavolo coincideva, giusto? E quindi, abbandonando quelle che sono le regole sintattiche greche, perché come abbiamo detto, Taras, Tarantos, Taranto, questa è la sequenza, andando a sezionare la parola Taranto, sicuramente la radice è Taras. La desinenza abbiamo appunto visto che viene dal genitivo di Taras, ma in realtà corrisponde anche al nominativo di Phalanto. Quindi Taras e Anto, ok? E hanno in comune la A centrale di Tara e di Anto. È come in un certo modo se in questa parola, a livello suggestivo, quindi Taranto, fossero condensate il nome della città e del proprio fondatore. Ora, a quel punto che cosa accade? Il brand è la parola stessa, è il nome della città. Non dobbiamo inventarci nulla, ma abbiamo bisogno di un elemento portante, di un elemento grafico immediatamente riconoscibile che vada a segnare il senso identitario della città. E quindi a quel punto con un artificio grafico è sufficiente andare a rimpiazzare la A centrale, questa sorta di alfa comune ad entrambe, quindi l'origine, il principio, la fondazione, con quello che è il simbolo spartano per eccellenza, ovvero il lambda della Cedemoni. Cerchiarlo quindi rappresenta lo scudo che va a unire Taras con Phalanto e quindi, signore e signori, benvenuti in Taranto, la città spartana. Ora vogliamo mostrarvi questo piccolo estratto di un servizio di National Geographic. Ascoltate con attenzione cosa dice questa giornalista canadese su Taranto. Questa è Taranto, uno dei porti più belli e antichi d'Italia, capitale della Magna Grecia, fu fondata dagli Spartani. Da allora è diventato sinonimo di commercio. Ora, chi ha confidenza con la comunicazione sa benissimo che un servizio giornalistico, soprattutto televisivo, ha dei tempi estremamente ristretti. Cioè si dice ciò che è fondamentale dire, perché andrebbe a togliere tempo ad altro. Cosa dice questa giornalista? Taranto. Vediamo la sequenza. Uno dei porti più antichi e belli d'Italia. Vabbè. Capitale della Magna Grecia, là li abbiamo persi tutti già. De che? Della Magna Grecia. Fu fondata dagli Spartani. Perché sente il bisogno di andare a mettere questo marchio? Perché sa che la gente conosce gli Spartani e che è una fondazione esclusiva. Quando sentono gli Spartani si ferma il mondo. E lo avete visto con i numeri. Al di là di quelle che poi sono le osservazioni empiriche che ho potuto vedere praticamente andando all'estero. Ora, questo è quanto è accaduto, questi sono due estratti, due contributi del primo maggio organizzato dagli amici del comitato dei Libri e Pensanti. Vedete che cosa dicono in sequenza, prima il presentatore della giornata, Andrea Rivera, e poi il Marfella, l'oncologo della Terra dei Fuochi, riferendosi appunto ai tarantini. Possiamo dire questa frase mitologica, scusate che qui con Capa oggi stiamo nella Magna Grecia e Taranto è stata fondata dagli Spartani e poi venduta dai figli di Troia. Sono commosso.
È una grande gioia che provo a stare qui in questo giorno di festa portandovi saluti dei nostri fratelli campani. Napoli nasce grazie a Taranto. I romani lasciano Napoli intatta perché quando vengono a Napoli avevano paura della spartana Taranto. Ora, a proposito, quindi come vedete, il forestiero è più consapevole di noi di questa identità che noi non abbiamo comunque mai tirato fuori, o magari salvo alcuni casi rari. Ora, giusto per farvi capire qual è la portata, questa è la pagina Facebook promozionale del sequel del precedente film, il 300, uscito in realtà a marzo scorso. Guardate qual era il numero dei seguaci italiani, solo italiani, di questa pagina, praticamente a novembre, il 23 novembre del 2013. 11 milioni di persone stavano aspettando solo su Facebook, solo italiani, di vedere questo film. Quindi un quinto della popolazione nazionale. Ora, ma in realtà Taranto oggi è consapevole di essere una fondazione unica al mondo? È consapevole che dietro gli spartani ci sia un business e una suggestione così forte? In realtà no, perché io non vedo elementi spartani. Al di là di ciò che è l'autorevolezza legata al monumento storico, non vedo senso identitario. Quindi quale sarebbe il grandissimo rischio? Di vedere arrivare qui gente dall'Inghilterra che è più spartana dei tarantini. In realtà potrebbe succedere questo, perché oggi non c'è assolutamente niente, ripeto, a parte pochi cultori che da una vita si stanno dannando per spingere questa identità logica, dove non si va a rubare niente a nessuno alla fin fine, lo fanno in tutto il mondo, solo qui tutto diventa paradosso. E che cosa accade? Quindi è necessario sicuramente implementare quello che è l'arredo urbano, al di là di quelle che sono le infrastrutture assolutamente necessarie per favorire il turismo, io direi addirittura renderlo necessario, non siamo neanche più nella dimensione del migliorare un po' la nostra posizione, ma bisogna proprio pensare che siano cose assolutamente fondamentali, non è un sai magari riusciamo ad avere di più, no, ormai come oggi è uno startup fondamentale. Quindi dicevo, a livello urbano serve comunque creare quel senso identitario molto forte, cioè non si può essere l'unica fondazione spartana al mondo e celebrare i romani, ecco questo è un po' il senso, no? Quindi, come dicevo, è necessario muoversi in quella direzione. Quello che ovviamente state adesso vedendo è un documento filmato a titolo esemplificativo, quindi anche quelle opere sono semplicemente delle idee che vengono lanciate per dare un'idea di quello che si potrebbe fare. Buona visione.
Allora, un accenno concettuale a ciò che avete appena visto. Falanto. Qui ho quasi vergogna a dirlo. Ovviamente considerate che quello che è lo stereotipo spartano per eccellenza ovviamente è il guerriero. Perché vergogna? Perché ovviamente serve un simbolo, ecco, serve lo stereotipo facilmente riconoscibile da tutti. Considerate che si è pensato ad un'opera di circa, compreso il piedistallo, di circa 12 metri, quindi facilmente individuabile anche dal borgo antico, quando si risale, in un percorso ideale anche che anticipa ovviamente la visita della città nuova. Perché mi vergogno? Perché in realtà sembra che si stia facendo chissà che cosa, ma si sta dicendo semplicemente grazie a chi ti ha fondato, cosa che ovunque sulla faccia della terra è una cosa assolutamente normale. Noi invece a Taranto abbiamo Garibaldi, Regina Elena, Vittorio Emanuele, tutti ce li abbiamo, ad eccezione di chi ci ha messi al mondo, cioè loro. E ecco perché dico mi vergogno, perché sembra che chissà quale straordinarietà si stia cavalcando, ma in realtà è quanto di più ovvio possa essere. E andare a riscoprire che addirittura dietro quest'ovvio, volutamente sepolto per secoli e secoli, c'è la possibilità oggi di far risorgere un'economia, sembra quasi che romanticamente stiano tornando a dire pezzi di fessi, no? Ricordatevi chi eravamo. Andiamo avanti. Questa è una fontana, un modello che ci ha regalato l'artista Vincere De Paola. E ovviamente in questa fontana che cosa ci sono? Ci sono una serie di simboli, no? C'è l'elemento dorico, ci sono gli scudi spartani, c'è lo stesso Taras, quindi mitologico, gli elementi, i vari elementi dei vari pittaggi tarantini e così via. Il lungomare. Ecco, a proposito di Vittorio Emanuele, francamente, credo sia arrivato il momento di visto che li hanno tolti dalla Costituzione, magari li togliamo pure da Taranto, visto che ci troviamo. E sarebbe auspicabile addirittura rifarla di sana pianta, una ringhiera fatiscente che sta andando a pezzi, e magari riprendendo proprio l'elemento greco, andandola poi a corredare con degli scudi spartani, che sono l'altro elemento fortemente identificativo, creando anche magari un bel passeggio suggestivo. Essendo un elemento identitario, come dicevo prima, sarebbe anche interessante marchiare i civici con dei piccoli scudetti. Si otterrebbe un doppio risultato. Da una parte si va ad informare il cittadino inconsapevole. Dall'altra si dà una dimensione assolutamente forte di quella che è un'identità riconosciuta all'interno della città nel momento in cui arriva il turista che sta avvenendo nella città spartana, dice: questi ce l'hanno da tutte le parti e fanno bene, perché vi ripeto, solo Taranto non difende se stessa, la sua identità, il sapersi vendere. Altrove succede, se si va a Firenze si trova il Giglio sotto i civici. Quindi non stiamo assolutamente scoprendo niente di straordinario, la straordinarietà è che la spartanità venga condivisa a livello planetario, è quello il punto di forza. Noi avremmo dovuto adottarla a prescindere, perché era un fatto naturale, ovvio. Il palio di Taranto, attualmente appannaggio dei pochi tarantini che lo vedono, ma non è un'attrattiva capace di richiamare turisti. A quel punto ben diverso è se si va a sostituire la barca del pescatore con le galee spartane, galee da 10 metri, da 10 rematori, dove gli stessi pescatori si trasformano in guerrieri. Ovviamente potete immaginare che un documento filmato di quel tipo iniziamo a costruire lì. Questa è Taranto, l'offerta turistica in cui vieni a Taranto nel mese spartano e potrai godere di questo, di questo, di questo, di questo, di questo, di quell'altro, considerando che i target, come avete avuto modo di vedere, sicuramente nel contesto assolutamente eterogeneo della spartanità, voglio dire, strizziamo un filo l'occhio al mondo anglosassone. Quello è sicuramente quello più, più legato a questo, più suscettibile a questo tipo di offerta. La proposizione è anche questa: costruire dai nostri maestri d'ascia la galea, la nave spartana, quindi magari una 40 metri triremi che diventi una vera e propria attrattiva. Voi immaginate che soltanto di visitarla, ma anche le stesse piccole galee utilizzate nel palio potrebbero poi essere utilizzate, chiamiamole così, in condizioni di disarmo per visitare il Mar Piccolo a mo' di gondole. Solo che
Una cosa è salire sulla Clodia e te ne esci con tot euro. Se vuoi invece salire su quelle, li devi pagare gli spartani. E costa ciò che fanno altrove. Pari, pari, pari. La nostra nave, la 40 metri, la Triremi, ovviamente immaginate che durante l'estate anche gli stessi stabilimenti balneari possano organizzare dei giochi in piccola forma, non di certo la Sparta Race, dei giochi sulla spiaggia, dei giochi simpatici dove ci sono le revocazioni greche e compagnia cantante, e questa nave si faccia il giro della, con i turisti a bordo, si faccia il giro del nostro ritolare andando a premiare, cioè il premio te lo danno gli spartani. Ovviamente è tutta una suggestione, ma signori miei, il turista che va in vacanza non ne vuole pensieri, si vuole divertire. Per cui il tipo di business che si può andare a creare è talmente eterogeneo e variegato, dove si va dall'effimero all'aspetto culturale più alto. E solo così una città può sopravvivere col turismo, cioè non se ne esce con un tipo di tipologia, il gioco di parole, ma deve essere assolutamente eterogeneo a 180 gradi, perché si prende l'erudito, si prende la persona più semplice, si prende il ragazzino, solo così Venezia campa di turismo. Ma a Venezia non si chiede il passaporto intellettuale quando si entra, dicendo ma tu che scuola hai fatto, se no non puoi entrare a Venezia. Funziona così. Ovviamente l'entrata di Taranto ce l'abbiamo di fronte, sta là. La vedete? Sì, di fronte c'è il Punta Penna. Ora, ovviamente, attualmente è l'entrata principale, direi, di Taranto, una delle entrate principali, domani magari sarà la seconda, se tutto andasse come in cuor nostro desideriamo, ma il dato di fatto è che oggi, quando si arriva a Taranto dal Punta Penna, se non si è tarantini, si arriva praticamente in Albania, dritti dritti. Perché c'è una scritta Taranto Centro che a malapena è tutta cancellata. Quindi solo i tarantini sanno entrare in Taranto. E purtroppo la realtà è questa. Ma tra l'altro si sta entrando nell'ambito di una suggestione pesantissima e di una eredità storica così pesante, non si può non dar lustro a questo tipo di realtà storica. Come? Semplicemente andando a sfruttare ciò che già abbiamo. Abbiamo un ponte Punta Penna che, nonostante sia una struttura con i suoi anni, è ancora molto bella e sinuosa. Che cosa potrebbe servirle? Il simbolo spartano per eccellenza, il lambda, lo scudo. Okay? Immaginate che questo scudo con questa scritta sia rotante, uno scudo di circa 50 metri di diametro, e che vada a prendere lo stesso colore a LED di tutto il ponte, illuminato a LED, così come lo scudo. Poi con delle pompe di aspirazione si potrebbe distribuire acqua lungo tutto il ponte. No, ingegneristicamente è una sciocchezza. E distribuire acqua lungo tutto il ponte e avremo più di un chilometro di cascate colorate. Immaginate, adesso noi ci giriamo e lo vedremo lì. Questo è entrare in una città civile, non in una città barbara, che manco si vede. Andiamo avanti. Ovviamente in tutto questo progetto non si può prescindere nella maniera più assoluta dall'andare a riscoprire e a valorizzare nel dettaglio anche un centimetro quadrato di antichità di questa città, perché questo è l'elemento più autorevole e naturale che abbiamo. Qui non ci stiamo inventando niente e non c'è nessun tipo di speculazione. Quando diciamo che siamo spartani, ce le abbiamo lì le colonne doriche, quelle che le ha fatte, i bizantini? Sono spartane. Quindi è l'avallo più naturale che abbiamo. Noi abbiamo seppellito un anfiteatro grosso quanto l'Arena di Verona, e ancora oggi sento il comune, ma non per prendere le parti, ma perché, voglio dire, quando c'è barbarie a qualsiasi livello, quando sento e vedo buttare ancora l'asfalto su quel benedetto anfiteatro, mi incazzo. Non per una questione di, perché non voglio arrivare a metterla sul piano etico, è un fatto economico. Non si copre una ricchezza del genere. Alla scuola elementare si capisce. Così come sfruttano le loro risorse altrove. Vi faccio un esempio. I Sassi di Matera. Questi sono degli alberghi di Matera nei Sassi. Ho avuto modo di visitarli. Non voglio sembrare adesso lo stacanovista, per piacere. L'ho fatto per piacere.
i sassi di Matera, e queste sono le attività produttive ricavate in quei sassi. D'accordo? Un flusso mostruoso. Questo invece è l'Hilton di Matera. L'Hilton penso che lo conosciate, come conosciate la catena Hilton. Bene. Il dato di fatto è che il costo medio degli hotel nei sassi, quelli che avete appena visto, avete visto che situazione assolutamente suggestiva, romantica e meraviglioso, ci siamo andati per questo, no? Costo, poi non ho resistito, mi sono fatto una cultura su Matera. Costo hotel medio dei sassi da 130 a 700 euro a notte. A notte. Sapete quanto costa una notte alla suite e nella suite dell'Hilton di Matera? Provate a indovinare. No. 80 euro. Nella suite dell'Hilton. Giusto. Non è un qualcosa di strano. Funziona così. Ovvero l'attività produttiva autoctona si blinda per peculiarità e tipologia di offerta. È esclusiva, ce l'hanno solo loro, mortificando quella delle grandi catene multinazionali che comunque riesce a sostenersi a fronte della massiccia domanda, ma l'Hilton viene trattata a mo' di pensione. Questa è la forza di una cittadinanza che sa fare quadrato attorno a sé. Cioè, io decido che cosa devi fare, puoi venire, ma con le mie regole. E qual è la trasposizione tarantina dei sassi di Matera? Gli ipogei. Ce li abbiamo noi questi. Questa è roba nostra. Ora, mi permetto di fare un plauso all'amico Marcello Bellacicco, perché è stato l'unico a Taranto a spendere e spandere per dare... per restituire questo alla città, perché in quell'ipogeo lui svolge un'attività sociale e culturale. Voi immaginate che cosa vorrebbe dire oggi far diventare un ipogeo, non quello di Marcello, poi se lo vuole fare, ben per lui, far diventare quell'ipogeo un albergo dove la coppietta arriva la notte, trova i bracieri greci accesi sui tripodi e passano la notte dormendo. Passano la notte nella storia, immersi nella storia, laddove hanno dormito gli spartani. Quanto pagano secondo voi per entrare lì dentro? 20 euro? Lo so. Questo è l'ipogeo degli Ponti. Guardate che dove scaviamo escono fuori, eh? Bisogna scavare però e tirare fuori questo. Ecco il merito di chi ha saputo investire, ha voluto investire, soprattutto in una cittadinanza. No, la città merita questo e altro, ma è una cittadinanza che francamente molte volte andrebbe veramente lasciata e mandata a quel paese. Ora, torniamo al discorso di cui si parlava prima. Perché vi ho fatto un cenno a Gardaland, a Euro Disney? Tirandovi fuori i numeri di Euro Disney, cioè 16 milioni di visitatori, è chiaro, siamo a Parigi, 16 milioni di visitatori nel 2012, 15 milioni nel 2013. Sapete qual è la mole di lavoro generata da Euro Disney? Quanta occupazione crea Euro Disney? Tirate a indovinare. Tra lavoratori diretti e indiretti, Euro Disney dà al lavoro a 49.000 persone. 49.000, stiamo parlando di un parco divertimenti. Ora, ovviamente, immaginate, considerate che questi parchi in Italia, subito dopo il Colosseo, sapete cosa c'è? L'attrattiva più visitata d'Italia subito dopo il Colosseo? Gardaland, con 3 milioni di visitatori l'anno. Gardaland, che è un parco generico. Subito dopo c'è Mirabilandia, adesso a Roma ne hanno aperto un altro, e così via. Sono parchi generici. Immaginate che cosa accadrebbe se noi facessimo Spartanland, quindi un parco culturale tematico dove divertendoti impari, all'interno del quale le botteghe artigiane
sono le nostre botteghe artigiane, sono coloro che fanno le riproduzioni degli ori, ma stanno là e stanno vestiti da greci. Ci sono i vasai di Grottaglie. Ovviamente immaginate la suggestione nel ricostruire Taras lì dentro. E quindi si crea Spartaland. Uno dice, va bene Marco, che cosa vi siete fumati? Niente. Non ci siamo fumati niente perché mentre noi stiamo a ridere e scherzare, altrove fanno i fatti. E questa che è l'idea di Spartaland viene tramutata in realtà a Roma, con Roma Vetus. 1,5 miliardi di euro di investimento, 3.000 dipendenti nello startup, 12.000 a pieno regime, previsioni di fatturato dopo il quinto anno di startup, 1 miliardo di euro di fatturato. Eccola qua, l'idea. E questi la stanno facendo tra il Lazio e la Toscana. Stanno ricostruendo tutta la Roma imperiale, che è decisamente più grande rispetto ad una Taras magno-greca. Ovviamente a Roma sfruttano questo elemento in maniera mostruosa. Eppure Roma nel suo divenire ha avuto tanti periodi. Non è che Roma non ha avuto il Rinascimento. C'è anche il Rinascimento romano. Ma guarda caso, Roma è imperiale e non si discute. Questo è ciò che accade nel Natale romano. Una movimentazione mostruosa di figuranti, circa 1600, con circa 200.000 visitatori solo in un giorno per questa manifestazione. Ovviamente, come vedete, i simboli sono importanti, la statua di Cesare serve. Qui ovviamente c'è il senso di appartenenza, questo ho esagerato un attimino secondo me con il senso di appartenenza, però... Quindi, come vedete, questo è quanto accade a Roma nel festeggiare il Natale romano, con varie rappresentazioni e così via. Quindi 200.000 tra i monumenti, ma mossi da una suggestione, perché i monumenti stanno tutti i giorni a Roma. Non era necessario concentrare 200.000 persone in un giorno. Quindi, di per sé, è la manifestazione che è diventata attrattiva e ha creato la scusante per poi andare a vedere i monumenti. Si chiama marketing, tutto qua. Questo è un tentativo interessante, un po' confusionario, fatto dal Comune di Taranto quest'anno, dove in occasione di Mysterium della Settimana Santa ha sparato questo evento 3D sul municipio, saltando dagli spartani ai perdoni con una velocità, però insomma apprezziamo se non altro che non hanno messo i romani, ecco, voglio dire è già qualcosa. Qual è la differenza tra Roma e Sparta e quindi la spartanità? Come avete visto, la spartanità è un elemento condiviso a livello planetario. Voi avete mai sentito un americano dire io sono romano? Non lo dicono neanche a Trigoria, un altro poco. Roma, solo Roma può dire io so di Roma, ma già si esce a Frosinone e siamo un'altra nazione. Invece questo è quanto accade con gli spartani. Stanno gli spartani in Polonia, stanno gli spartani a New York, stanno gli spartani ad Atlanta, a Norfolk, in Georgia, in Gran Bretagna. Questo è quanto accaduto a Euro 2012, dove... in questa partita la Grecia le prese di santa ragione dalla Germania, eppure il giorno dopo i titoloni e le fotografie erano queste. Stavano solo loro, suscitando grande simpatia a livello planetario. Vediamo. Ecco qui. Questo è il rapporto suggestivo che si crea tra quelle che sono le pellicole di riferimento, oggi come oggi, tra la romanità e la spartanità. 135 milioni di risultato sul Gladiatore, 1,520 miliardi su 300. Ovviamente potete considerare che nell'ambito di una ristrutturazione, di una rigenerazione urbana ed infrastrutturale, non si può prescindere dall'inserire questo elemento fortemente identitario dove? In un contesto che mette tutti d'accordo. In tutte le parti del mondo, quando si parla di questo argomento, siamo tutti dalla stessa parte. Qual è? Il pallone. Noi oggi, voglio dire, a prescindere dalla fatiscenza della struttura dello Iacovone, a prescindere dai risultati sportivi, perché è tutto collegato, voglio dire, non dobbiamo sorprenderci che il Taranto non esista in una città che non esiste.
è tutto normale, è tutto conseguenza. Per cui, però, oggi in realtà, a prescindere dal fatto, ripeto, della fatiscenza della struttura e dell'assurdità del contesto nel quale è ovviamente, scusate, sono un po' provato, ecco, nella quale è collocata, ovviamente laddove si andasse a creare una struttura ex novo, che noi comunque abbiamo progettato, che è la città spartana dello sport, una struttura gigantesca di un chilometro di diametro, che va collocata però lungo le circonvallazioni, per un fatto innanzitutto di velocità della viabilità, per evitare guerriglie urbane, ci sono mille motivazioni. Ovviamente al centro della città dello sport chi mettiamo? Non Erasmo Iacovone, io sono tifoso, che Dio l'abbia in gloria, ma non te lo vendi. Al centro della città dello sport ci metti la Spartan Arena. Non è possibile che ce l'abbiano nel Michigan e che tu, l'unica città spartana, non ce l'abbia. È fuori da ogni grazia. Per cui qui abbiamo tanti esempi, anche un contributo importante che ci ha dato il vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è al corrente di questo progetto, e questa era una sua visione progettuale di quella che comunque dovrebbe essere una città polifunzionale con una serie di servizi, anche perché la polifunzionalità è necessaria per rendere sostenibile l'investimento. È tutto qui. Cioè, se si fa solo sport in quella struttura, la struttura muore, è ovvio. Ma laddove invece si crea una pluralità di attività, la struttura ovviamente può perdere da una parte ma guadagna dall'altro. Qui ci sono una serie di esempi, questo per esempio è l'architetto Populus, con una serie di esempi, appunto questa per esempio è lo stadio di Zaha Hadid, un'architetta irachena, e questa è la città dello sport di Taranto vista dal satellite. Questa è la forma, in realtà è uno scudo spartano, quindi facilmente identificabile addirittura dal satellite, la può avere solo Taranto, nessun'altra città al mondo. Su quelli che sono il significato dei cerchi concentrici vi rimandiamo a un altro momento, perché è particolarmente suggestiva la ricostruzione della città dello sport, che avrebbe al suo centro il museo dello sport. E al centro abbiamo la Spartan Arena. La Spartan Arena non è altro che una galea spartana, una nave spartana dove i remi sarebbero in realtà le rampe di accesso allo stadio. Perché? Perché ovviamente devi venderti tutto, tutto deve diventare vendibile, ma soprattutto tutto deve essere bello. Perché la spartanità non è semplicemente lo scudo e il guerriero, la spartanità è la Chilix, sono gli ori di Taranto. È Archita, Aristosseno, parliamo dell'inventore della macchina volante, Archita. Archita ce l'abbiamo su un cratere lunare? Abbiamo un cratere che la NASA ha dedicato ad Archita, da Taranto. E i tarantini non sanno neanche chi sia Malapena Archita. Aristosseno, inventore, la scuola. Aristosseno, inventore del genere enarmonico. Oggi noi musicisti suoniamo grazie ad Aristosseno. Icco, primo medico dello sport. Questi sono gli spartani tarantini. È vincitore di Olimpiadi. Sta il teatro sul mare e l'auditorium, non ti preoccupare. Sta tutto nell'area. Quindi potete ben capire che lo stadio non deve essere semplicemente più uno stadio, ma deve essere un qualcosa dove la gente si deve avvicinare e fotografarlo. Perché gli stadi sono stati da tutte le parti del mondo. Ben diverso è una scultura a cielo aperto. Questo è un esempio, questo è l'Auditorium di Tenerife, un'opera di Santiago Calatrava. Come potete vedere, va a riprendere quelle che sono le geometrie dell'elmo spartano e le riproduce a Tenerife. Eccolo là, l'auditorium. Quello viene poi scavato nel sottosuolo, è molto grande. Ora, quando Saverio faceva il riferimento al fatto che le altre città non siano rimaste a guardare, il rischio che corre in questo momento Taranto, anche con Tempa Rossa e compagnia cantante, è quello di rimanere emarginata da qualsiasi capacità competitiva, perché le altre città mica stanno a raccogliere il minerale. Attenzione signori, le altre città intelligentemente stanno a guardare quella che sta più avanti di lei e quindi cerca di rincorrere. Bari, in particolar modo, questo è il progetto di Fuxas, l'architetto Fuxas, quindi uno delle,
delle archistar mondiali, che ha progettato di costruire il Central Park, che spacca in due Bari, un parco di 3,5 km, sotterrando e interrando la stazione centrale. A Bari, a differenza di Taranto, usano il cervello. Sapete perché? Perché stanno gli spartani a Bari. A Bari ci sono gli spartani. Pure a Bari stanno gli spartani. A Taranto neanche l'ombra. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Salerno. Salerno si sta letteralmente stravolgendo. Questo è il brand di Salerno. Vedete quella S? È costata 200.000 euro. Quella è costata 200.000 euro. Il brand Taranto Città Spartana viene regalato alla città. Perché ci abbiamo scritto Giocondo sulla fronte. Ora, è costato 200.000 euro. La volete vedere Salerno? E poi guardiamo Taranto. Guardate che cos'è Salerno. Con oltre 1,5 miliardi di euro investiti e la creazione di circa 5.000 posti di lavoro, è ormai cantierizzata da tempo la Salerno del futuro, specialmente nella riqualificazione del fronte mare, dove nel porto è in fase di ultimazione l'avveniristica stazione marittima dell'architetta irachena Zaha Hadid, una grande conchiglia aperta sul mare, pronta ad accogliere i croceristi che faranno scalo in città per godere di quelle eccellenze urbanistiche che renderanno Salerno un grande museo d'arte contemporanea all'aperto. Si assiste così alla nascita di una nuova Salerno che dalla stazione marittima continua con Piazza della Libertà, la più grande piazza a mare d'Europa, di cui sono già stati realizzati parcheggi sotterranei grazie al progetto del fronte mare cittadino dell'architetto catalano Riccardo Bofill, che va dal Molo Manfredi alla foce dell'Irno, un progetto magnifico che con l'aiuto dello spettacolare plastico consente di apprezzare appieno la qualità della trasformazione urbana della città e l'armonico equilibrio tra gli edifici e il mare. Il progetto prevede due grandi piazze, Piazza della Libertà, un anfiteatro sul mare con una grande costruzione semicircolare come sfondo, il Crescent, e Piazza della Concordia con la sua vela avveniristica di 72 metri che ospiterà nei suoi 17 piani uffici e un albergo sul mare. Due piazze da vivere che anche grazie ad un lungomare attrezzato e all'interramento di una parte della carreggiata stradale diventeranno i simboli della Salerno del futuro. E poi l'innovativo Marina d'Arechi, progettato da Santiago Calatrava, con i suoi 1.000 posti barca per imbarcazioni dai 10 ai 50 metri, 400 pronti già ad aprile 2012, per quello che sarà uno dei più grandi porti turistici da diporto del Mediterraneo, un ponte strategico per le due costiere, l'Amalfitana e la Cilentana. Una grande sfida del futuro per il porto, che già vede aumentare in maniera esponenziale le navi da crociera che fanno rotta su Salerno, e per il compartimento marittimo demandato a gestire il traffico croceristico e da diporto. Ovviamente, come dicevo, anche a Salerno la testa la usano, ma è ovvio, perché pure a Salerno stanno gli spartani. Così è. Sì, sì. 200.000 euro, ma anche 199.000. A Salerno stanno gli spartani. Quindi noi abbiamo spartani in tutto il mondo, ad eccezione dell'unica città spartana al mondo. Come diceva prima Saverio, la Brindisi Corfù è un evento annuale che coinvolge circa un centinaio di imbarcazioni. Ora voi provate a immaginare la forza del brand. E cioè, una cosa è dire Brindisi Corfù, una cosa è dire che Taranto, la figlia di Sparta, chiama all'adunanza tutti gli spartani del mondo per andare a rendere omaggio alla madre patria. Sono 500 miglia marine, che mica le possono fare tutti. E con quali imbarcazioni si fanno queste 500 miglia marine? Io conosco solo un pazzo che l'ha fatto. Dove sta? È andato via? Eccolo là. Il dottor Giovanni Orlando è... L'ha fatta in barca per andare a rendere omaggio a Sparta. Non è da tutti e ovviamente servono imbarcazioni di un certo livello.
E dove si mettono queste imbarcazioni di un certo livello? Nel Molo Sant'Eligio? Mille miglia, chiedo scusi, andare e tornare, sono mille miglia marine tra andata e ritorno, 15 giorni di navigazione con il favore del mare. Non è da tutti, ma come avete visto c'è una, come dire, una grande predisposizione da parte del mondo spartano a ovviamente sfidarsi. Soprattutto parliamo, come potete vedere, si parla di un turismo estremamente eterogeneo, quindi andandolo a concentrare in un mese dedicato alla spartanità, dove tutto diventa festa spartana a Taranto, soprattutto in estate, allora ci sta, c'è Spartanland, ci sta il palio delle galee spartane, c'è la regata Taranto-Sparta, il gran finale con il rientro, c'è il discorso legato all'attività sportiva spartana, quindi potete capire come l'offerta diventi estremamente appetibile ed eterogenea. Come dicevamo prima, come si fa a contenere la presenza così importante di imbarcazioni forestiere? Serve il porto, ma noi il porto ce l'abbiamo, solo che non è di Taranto. Il porto è di Ilva, di Eni, di Cementir, non è di Taranto, è a Taranto, ma non è di Taranto, bisogna riprenderselo. La strategia non può prescindere dall'andare a recuperare la parte più nobile della città, cioè il fronte mare, che non va costruito, disegnato, sta là, è nostro. L'abbiamo in maniera scellerata concesso a dei privati. E come si concede? Si toglie la concessione. Non è una cosa così difficile. Esatto. Qui Saverio aveva fatto un accenno prima. Qualcuno di voi ha una 5 euro? Ve la ridò, Se avete una 5 euro ci terremo a mostrarvi una... Ah, eccola qua. Ok. Quando avrete modo di vedere questa 5 euro... Me l'hai data tu, giusto? Ok. Vedrete qui sulla sinistra c'è un piccolo ologramma, cioè praticamente quello che state vedendo. Non so se riuscite a intravederla, ecco, è lo stesso ologramma, un attimo che la restituisco prima che me ne dimentichi, poi è brutta figura. Allora, quel volto è di Europa, la principessa Fenicia Europa. Bene, ora, al di là della parentela con Taras, dato che rimaniamo sempre nell'ambito mitologico, preferisco dirottarmi subito su quello storico. Ora, da dove è stata estratta? Da dove è stato estratto quel viso? Quel viso è stato estratto da quel cratere che vediamo lì su a sinistra. Eccolo lì. Quello è un cratere venduto al Louvre nel XIX secolo e attualmente è custodito al Louvre. Quel cratere è stato realizzato da un artigiano di Taras nel 360 a.C. Quindi Taranto presta il suo volto all'economia di tutto il continente. Attenzione, a settembre arriva la 10 euro con Europa, poi la 20, la 50, la 100. Saranno anni, 10, 15, 20 anni, che Taranto presterà il suo... Lì sopra non c'è Berlino, non c'è Madrid, Roma o altro, c'è Taranto, sulle monete di tutta l'Europa. E per finire... Questi sono nostri, questi sono gli spartani tarantini, i cavalieri delle terre tarantine. Prima di concludere, anche perché ormai di voce non ne ho più, vi lasciamo con un messaggio nella bottiglia, un piccolo filmato che abbiamo fatto in occasione proprio del film 300, che è stato proiettato a marzo. Diciamo abbiamo giocato un po' sporco, perché è stato un piccolo filmato, dura un minuto, è stato proiettato tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, creandolo velocemente, l'abbiamo fatto in 2-3 giorni prima del film, e perché volevamo fare in modo tale che i tarantini non capissero se fosse il film o fosse uno spot. Ha funzionato la cosa, perché quando hanno visto la scritta Saturo Taranto e quindi il rimando al contesto storico nel quale si stava muovendo il film,
abbiamo visto la reazione. Che c'entra tanto? Che c'entra tanto? Quindi c'è proprio una mancanza di consapevolezza di quello di cui abbiamo parlato questa sera. Ecco perché serve un'azione a tappeto molto molto forte tra politica, associazioni culturali, per allargare a macchia d'olio quel qualcosa che può essere fatto anche velocemente, ma si deve vedere con gli occhi, perché noi possiamo parlare in eterno, ci metteremo 200 anni a cambiare le cose, però con un apporto serio di tutte le forze che ci sono in campo, dai cittadini, ripeto, alle dirigenze e alla parte politica, le cose realmente si possono cambiare. A Taranto addirittura diventa un comandamento, non è più una scelta, o si cambia o siamo morti. Tutto qui. Grazie. Είμαι πολύ ανήσυχη. Γιατί? Έχω να σου δώσω μια είδηση. Περί τίνος πρόκειται? Ακούγεται από τη Σπάρτη ότι οι αδέλφια μας έπεσαν στις Θερμοπύλες. Πέθαναν μαχόμενοι για την ελευθερία. Γεννήθηκαν γι' αυτό. Και πέθαναν γι' αυτό. Ο σκλάβοι, ο Σπαρτάνοι. Θα καταφέρουν τα παιδιά μας να σπάσουν τα δεσμά. Έναντι εχθρικών θαλασσών θα πλέψουν στο σκότος και συνορήνη. Μέχρι ώσπου, μετά από αιώνες, η προφητεία να επαλήθευτε. Είμαι πολύ ανήσυχη. Γιατί? Έχω να σου δώσω μια είδηση. Περί τίνος πρόκειται? Ακούγεται από τη Σπάρτη ότι οι αδέλφια μας έπεσαν στις Θερμοπύλες. Πέθαναν μαχόμενοι για την ελευθερία. Γεννήθηκαν γι' αυτό. Και πέθαναν γι' αυτό. Ο σκλάβοι, ο Σπαρτάνοι. Θα καταφέρουν τα παιδιά μας να σπάσουν τα δεσμά. Έναντι εχθρικών θαλασσών θα πλέψουν στο σκότος και συνορήνη. Μέχρι ώσπου, μετά από αιώνες, η προφητεία να επαλήθευτε. Senza parole. Allora ho il compito di chiudere questa bellissima serata. Io ringrazio i nostri relatori Marco De Bartolomeo e Saverio De Florio per la loro esposizione, due grandi relatori per un grande progetto che speriamo si realizzi quanto prima, e noi approfittiamo appunto dei nostri amici della televisione e di OTV per lanciare un appello alla nostra amministrazione e un avviso. Ne avvisiamo, la rivoluzione culturale che abbiamo in mente è iniziata e adesso sta a voi se volete seguirci oppure volete condannare questa città alla rovina. E noi ci muoveremo con tutte le nostre forze. Perché noi Taranto effettivamente l'amiamo e quindi noi batteremo i pugni e questa rivoluzione culturale la faremo. Grazie a tutti, ringrazio il proprietario del Gambero che ci ha ospitato e ha avuto la pazienza di aspettare, ma l'ho visto anche interessato. Grazie a tutti.